Oh, eccoci qua, buonasera, siamo tornati, ora siamo live anche su Facebook perché dopo il momento aspettando, il momento di preparazione, siamo finalmente in diretta per commentare live tra qualche minuto perché la partenza è prevista per le 22:30, il terzo round del campionato Liquid 360 Trophy. Organizzato come sempre dai gruppi Forza Motorsport e Matta, che è Passione Italiana Forza Motorsport, questa volta con il contributo di uno sponsor che è quello di Liquid Pictures, che tra l'altro ha preparato anche un fantastico premio per chi si porterà a casa, insomma, il campionato. Chi vincerà il campionato si porterà a casa uno stupendo premio, ma di questo ne parleremo più avanti. Intanto io ne approfitto per salutare tutti quelli che sono ancora in chat. Vediamo quanti siamo. Dicevo, siamo live su Facebook, su Mixer e su Twitch, quindi se ci siete potete scrivere un po' dove vi pare, ragazzi. Io riesco a recuperare più o meno tutte le chat, quindi se ci siete battete un colpo, come si suol dire, così possiamo chiacchierare nell'attesa che il mio compagno di avventure, nonché seconda voce in questi campionati, mi raggiunga. È un po' tirato con i tempi, ma dovrebbe farcela venire a darci supporto in questo momento. Magari ci raggiungerà un pochino con calma, ma nulla di preoccupante da questo punto di vista. Quindi se ci siete, come al solito, fatemelo sapere, salutatemi in chat così possiamo chiacchierare. Ricordo a tutti quelli che magari ci stanno ancora guardando e mi stanno ancora guardando su Mixer che purtroppo la piattaforma tra qualche giorno, più precisamente il giorno 22 luglio, verrà chiusa. Quindi ci siamo già spostati con tutto quello che è il nostro, insomma, il nostro palinsesto, la nostra programmazione, tutto quello che sono le nostre dirette su Twitch. Quindi se siete su Mixer c'è un bot che vi spamma a nastro quello che è il link di Twitch. Il consiglio è seguitemi su Twitch, passate su Twitch, lasciate il follow anche su Twitch, così non vi perdete nessuno di questi aggiornamenti. Lo stesso ve lo dico se la state guardando su Facebook e vi va di dare supporto al nostro canale, anzi al mio canale Twitch. Trovate il link nella descrizione, fate un salto su Twitch e lasciate un follow al mio canale, così mi aiutate un pochino a recuperare tutta quella che era la situazione prima del disastro di Mixer. Ma non perdiamoci troppo in chiacchiere, perché qui i ragazzi scalpitano, mancano 9 minuti alla partenza, sono sicuro che tra breve ci coinvolgeranno e ci attireranno anche nella stanza. Quindi andiamo un pochino a ripercorrere quello che è successo nelle scorse settimane. Io le scorse settimane, anzi 2 settimane fa, quindi quando è stato insomma, quando si è corso il secondo round di questo campionato, purtroppo non ho potuto commentarlo in diretta, però andiamo a rivedere insieme un pochino quelli che sono stati i risultati, così li commentiamo prima della partenza. Vediamo se, come al solito, riesco a metterveli in diretta. Dovrei riuscirci senza particolari problemi. Andiamo direttamente sulla pagina del gruppo Facebook Forza Motorsport e Matta, così dopo vi faccio dare anche uno sguardo proprio a quello che è il gruppo, così potete capire un po' di cosa si tratta e cosa organizzano. Comunque, questi sono i risultati del secondo round del campionato Liquid Pictures 360 Trophy. Qui vedete chi si è portato a casa la gara 1, quindi quella sul circuito di Monza completo, di 12 giri. Il primo ad arrivare è stato fondamentalmente QLS Tragic, che aveva fatto anche segnare il miglior tempo in qualifica e il giro più veloce in gara, seguito da QLS Clash Emanuele, AGM Patrick 75, XBacco 86 35, Perbacco 86 35, Marciguare. Poi via via vedete tutti gli altri. In gara 2, che si è corsa sempre sul circuito di Monza, ma nella sua versione alternativa, quindi qui un pochino più breve con un giro in più, è stato Ronan Spear 99 a trionfare, seguito da Daniele Evans 83, da Stefork, da Aeronac 88, poi da Clash Salvo e Clash Tragic. Anche qui non vi sto ad elencare tutti i nomi, ve li lascio un pochino a video ancora per qualche secondo, così potete dare uno sguardo a tutti quelli che sono i nomi, cercare quelli che sono i vostri beniamini. Poi andiamo a vedere la classifica. A questo punto, dopo 2 round, vede in testa Clash Tragic con 61 punti, seguito da Clash Emanuele, da AGM Bemba 88, poi Stefork e AGM Patrick 75. Anche qui, ripeto, vi lascio qualche secondo per andare a vedere quelli che sono i risultati dei singoli, per vedere un pochino tutto quello che vi interessa, se avete dei beniamini. Così andate a recuperare, non vi tedio. Vi ricordo che tutti questi risultati li trovate ovviamente sulla pagina Facebook, che adesso andremo a vedere, che è quella di Forza Motorsport Time Attack. Quindi se
Siete appassionati di giochi di guida e nello specifico se vi piace Forza Motorsport cercateli qua in alto a sinistra, vedete il nome della pagina, del gruppo, in realtà è un gruppo pubblico quindi non ci sono difficoltà, lo trovate facilmente, potete andarvi a iscrivere, vedete qui si diverte, ci sono i meme, vedete quante anche attività ci sono, come è aggiornata la pagina, ci sono foto, contest di livree, insomma trovate davvero tutto quello che può interessarvi, tutto quello che può farvi piacere se siete degli appassionati di giochi di guida. Quindi il mio suggerimento è sempre lo stesso ragazzi, se vi piacciono i giochi di guida, se siete interessati, fateci un salto, iscrivetevi al gruppo, così rimanete aggiornati, trovate anche una community di persone molto interessate, molto collaborative con le quali giocare e divertirvi. Lo dico sempre, non bisogna essere dei campioni per poter partecipare ai loro eventi, sono comunque molto molto aperti anche alle persone meno capaci, vi insegnano volentieri, vi danno una mano a crescere e vi divertite tutti insieme. Questo è l'importante ed è lo scopo principale di questo gruppo. Ora andiamo un pochino però a parlare di quello che sarà l'evento di questa sera. Evento di questa sera che ci porta sul circuito di Spa-Francorchamps. Anche in questo caso si correrà in entrambe le gare sullo stesso circuito. Gara 1 della durata di 9 giri con tempo piovoso fondamentalmente, gara 2 invece della durata di 10 giri con tempo soleggiato. La differenza qual è? Fondamentalmente ci sono delle finestre di pit stop separate. In gara 1 bisognerà fermarsi obbligatoriamente tra il quarto e il settimo giro, in gara 2 tra il quarto e l'ottavo giro. In gara 1 diciamo c'è la pioggia che varierà di intensità durante la competizione, e entrambe le gare saranno precedute da una sessione di qualifica di 4 giri che si correrà sempre sul circuito di Spa. Quindi i piloti avranno a disposizione 4 giri con partenza da fermi per far segnare il loro tempo migliore e quindi poi poter tra virgolette, in base a quello disegnare la griglia di partenza di gara 1. La griglia di partenza di gara 2, invece lo ricordiamo, si baserà sull'ordine di arrivo di gara 1, ma con tutte le posizioni invertite. Quindi fondamentalmente chi arriva ultimo parte primo, chi arriva primo parte ultimo, e questo per creare un pochino più di movimento, un pochino più di interesse in quella che è la competizione. Intanto vedete che ci hanno invitati alla stanza, quindi ormai ci siamo, la preparazione è ormai a buon punto. Io ricordo a tutti, ragazzi, se ci siete, commentate in chat così almeno possiamo salutarci. Io vi saluto, so che ci siete, ce la commentiamo insieme. Mentre loro si preparano, io passo un pochino in rassegna quello che è il regolamento o i punti fondamentali del regolamento, così ce lo pochino. Ci rinfreschiamo le idee. L'abbiamo già detto, questo è un campionato con una sola vettura. Fondamentalmente la vettura utilizzata è quella anche che dà il nome al campionato, che è quindi la Ferrari 360 Challenge nella sua versione stradale del 2003. L'assetto è libero, ma ci sono ovviamente dei parametri da rispettare. Il più importante è che l'indicatore deve essere 728. Ovviamente non fate caso a me che sono ovviamente fuori scala, ma tutti gli altri hanno l'indicatore corretto, e ci sono delle piccole accortezze legate agli assetti e agli aiuti che si possono attivare. Ovviamente ci sono tutte delle regolamentazioni legate a quelle che sono le scorrettezze, la correttezza durante la gara, quindi non si può tagliare, non ci si può insomma buttare fuori, tutto quello che sono le regole generali che ci sono sempre negli eventi organizzati dai ragazzi di Forza Motorsport Aimatta e Passione Italiana, che sono quelle regole necessarie affinché tutti si possano divertire e tutti possano godere di questi eventi. Intanto vedete che la stanza si sta riempendo, io come al solito chiedo se qualcuno voglia quantomeno di darmi un feedback in chat per dirmi se va tutto bene, se mi vedete, se mi sentite bene. Intanto Alessandro vedo che è rimasto con noi, quindi lui è un irriducibile che resta qui con noi sempre, è stato con noi anche nel pre-gara con i nostri consigli per gli acquisti e vedo che non molla e mi fa piacere sapere che è ancora qui. Vediamo se poi ci raggiungeranno anche altri, ormai le serate estive sono comunque difficili, ma noi non molliamo, noi portiamo avanti e portiamo alta la bandiera delle competizioni di questi campionati. Scusate il mio bevero perché l'estate è comunque arrivata anche qui da me. Ok. Momento di grande streaming questo, ragazzi, ricordatevelo, se potete fate una clip perché
ve la potrete spendere quando diventeremo famosissimi. Dicevamo, quali altre regole particolari ci sono? Bene, l'abbiamo detto, c'è quella... Scusate perché... Scusate, ma quando il cane ci si mette è inutile cercare di convincerlo a non abbaiare. Questo lo... Ehi, basta, ho capito. Ha la macchina brutta, però non dobbiamo prendercela con lui. Siamo, ovviamente siamo appassionati, però non dobbiamo accanirci contro quelli che hanno le macchine brutte, sennò facciamo la figura dei cattivi. Sommato. Ok, c'è qualcuno che cerca cose da mangiare. Perfetto, ci confermano che ci vedete, ci sentite bene. L'abbaio del cane si sente bene, perché quello è fondamentale. Il microfono è tarato per farvi sentire bene anche tutti gli acuti quando il cane abbaia. Così potete sempre tenere. Oh, intanto vediamo anche Maguzzolo. Perfetto, è qui con noi, benissimo, grazie per essere passato. Tra l'altro in chat prima ci si domandava dove tu fossi, io l'ho scoperto, stava giocando a un gioco nuovo appena uscito, cioè World of Tanks, tra l'altro immagino la sua versione 360, perché quella per Dreamcast ancora non gli è arrivata, altrimenti potrebbe puntare anche a quella. Ok, beh, il cane, ragazzi, è sempre qui con noi, non mollerà mai. Intanto vedo che piano piano la stanza si sta riempendo, questo mi fa davvero piacere, che vuol dire che ci stiamo avvicinando molto rapidamente al momento della partenza. Io ricordo a tutti, ragazzi, se siete su Facebook, su Twitch, salutateci, fatecelo sapere. Se vi va di passare sul mio canale Twitch, twitch.com/torix360, a lasciare un follow è ovviamente gradito, quindi mi permettete di crescere anche su questa piattaforma. Avevamo fatto un lavorone enorme tutti insieme su Mixer, purtroppo Mixer sappiamo più o meno tutti che fine farà a breve, quindi dobbiamo cercare di ricostruire tutta la community anche di qui, quindi se vi va di passare ve ne sono grato. Dicevamo, quali altre regole particolari ci sono? Beh, in realtà regole particolari non ce ne sono, ovviamente per ogni, insomma, in base all'ordine di arrivo vengono assegnati dei punti in questo campionato, vengono dati 25 punti a chi arriva primo e poi a scendere 18 al secondo, 15 al terzo, 12 al quarto, fino ad arrivare al decimo che prende un punto, e ovviamente questi punti sommati danno poi vita alla classifica che avete potuto vedere, che vi ho mostrato prima. Ricordatevi sempre che tutto quello che vediamo stasera è prima di tutto influenzato dal Forza Regulation System. Il Forza Regulation System cos'è? È il sistema in automatico presente all'interno del gioco, che assegna delle penalità ai piloti in maniera ovviamente automatica sulla base di quello che loro fanno in pista, quindi in caso di contatti, se tagliano, se si comportano in maniera scorretta. Le penalità vengono applicate automaticamente dal gioco al termine della gara e non sono tra virgolette contestabili, quindi tutti i piloti accettano che queste penalità che vedremo poi al termine delle gare siano tra virgolette corrette di default. Quindi quello che vedete magari in gara, poi quando andiamo a vedere la classifica finale potreste vedere che qualcuno perde o guadagna delle posizioni proprio in base a questi penalità assegnate dalla Forza Regulation System. A queste si aggiunge poi a posteriori il giudizio dei giudici, appunto, esterni degli organizzatori, che vanno a rivedere tutte quelle che sono le segnalazioni di gara, tutti quegli eventi particolari, tutte quelle situazioni al limite che si verificano durante la gara, e che potrebbero quindi andare ad assegnare delle penalità, a squalificare piloti, comunque andare a modificare ulteriormente quello che è il risultato. Quindi la classifica definitiva reale sulla quale poi vengono assegnati punti. Ok, scusate, ma stasera abbiamo qualche problema di ehi là, calma. Ti faccio guidare un ritmo. Se non stai calmo ti mando a guidare un ritmo. Ok? Patti chiari, amicizia lunga. Vedi che l'abbiamo chiarito subito, perfetto. Dicevamo, potrebbero andare a modificare o a far variare la classifica. Quindi, come sempre, il messaggio è quello di passare dal gruppo Facebook sul quale vengono poi pubblicati i risultati definitivi verso la fine della settimana. Quindi li trovate poi lì, come sempre c'è un post che va a riepilogare quello che abbiamo visto prima, che riepiloga le eventuali penalità e vi fa vedere i risultati con quell'impaginazione che abbiamo mostrato prima di arrivare al regolamento. Nel frattempo vedo che piano piano la situazione si sta un pochino sistemando. Probabilmente ci sono dei piccoli problemi di disconnessione, perché vedo che qualcuno entra e esce dalla stanza, quindi probabilmente abbiamo qualche piccolo problema di stabilità delle linee. Speriamo si riesca a risolverlo a breve. Allora, nel frattempo che siamo
in questa condizione, perfetto, no, così vi vedo. Andiamo a vedere come stiamo andando sulle varie piattaforme. Allora, vediamo se siamo attivi su tutte le piattaforme. Bene, bene, mi fa piacere vedere che sta funzionando bene e che siete tutti spostati da Mixer alle altre piattaforme, quindi bene, ottimo. Vai a fare la tua vittoria classificata settimanale, giustamente, e poi ci rivediamo qui tra breve. Magari riesci anche a goderti le fasi iniziali della gara, la qualifica magari no, perché secondo me a breve si partirà, ma staremo a vedere un pochino quello che ci si prospetta. Io vado a vedere se ci sono comunicazioni legate al fatto che si stia per partire o si parta un pochino in ritardo. No, al momento non mi dicono nulla, quindi mi sembra che vada tutto bene. Probabilmente si stanno solo aspettando gli ultimi ritardatari, dato che ormai è estate, quindi è difficile per tutti magari essere un pochino puntuali, ognuno ha qualche impegno in più, quindi ci si sta organizzando. Io ricordo a tutti che se vi va di passare sul canale Twitch per andare a lasciare un follow, se non l'avete ancora fatto e vi va di darci una mano a crescere, tutto sommato noi vi siamo assolutamente grati. Ok, perfetto, infatti vedo che qualcuno ha già lasciato il follow, grazie mille davvero, siete gentilissimi. Allora, andiamo a sistemare le ultime cose prima della partenza, così magari non ci incasiniamo più di tanto. Allora, vediamo un attimo di recuperare. Vedo che hanno già sistemato. Come vedete, le qualifiche si svolgeranno sulla stessa sullo stesso circuito di gara 1, quindi la versione completa di Spa-Francorchamps di giorno con tempo sereno. Queste saranno le stesse condizioni che i piloti troveranno in gara 2, perché se non ricordo male, vediamo, gara 1 è quella, ok, perfetto, no, in gara 2 troveremo le condizioni di tempo sereno, mentre in gara 1 avremo il tempo con la pioggia, quindi un pochino più complicato per i piloti magari questo continuo passaggio da una condizione all'altra, ma sono sicuro che si sono allenati e preparati a dovere per superare senza particolare difficoltà anche questo ostacolo. Allora, direi che ci siamo quasi, ultimi passaggi. Ah, ecco, una cosa che può essere interessante, che prima non abbiamo detto, ci siamo passati un po' sopra rapidamente. Il vincitore di questo campionato, che come detto è sponsorizzato da Liquid Picture, si porterà a casa un bellissimo premio, che adesso vediamo se riesco un pochino a darvi un'idea. Liquid Picture è un'azienda che specializzata nel water transfer painting. Cosa vuol dire? Un sistema di verniciatura particolare che sfrutta la pressione dell'acqua per imprimere sugli oggetti delle vernici, delle decalcomanie, dei vinili in maniera molto molto precisa e con degli effetti incredibili. Quindi chi si porterà a chi vincerà il campionato si porterà a casa una cubicatura, quindi una verniciatura fatta con questa particolare tecnica per la propria console o per il controller. Addirittura, se non ricordo male, si è detto che il vincitore potrà tenersi questo buono per la vittoria anche per quando uscirà la Series X, quindi eventualmente potrà farsi impriche dal mio punto di vista console che si presterà benissimo a questo tipo di personalizzazioni, si potrà far imprimere tramite cubicatura un design customizzato sulla propria console. Quindi tutto sommato un premio molto molto interessante e molto particolare, originale, quindi da non sottovalutare. Qualcuno chiede giustamente in chat se ci sono informazioni sul fatto che Forza Motorsport 7 verrà messo nel pass. No, in realtà non se ne sa assolutamente nulla, se ne era parlato moltissimo tempo fa, però poi si è visto che non tutti i titoli pre-annuncio dell'inclusione di tutti i titoli first party nel pass sono poi arrivati. Alcuni sono arrivati dopo un po' di tempo, altri come Forza Motorsport 7 non sono mai arrivati. E a questo punto onestamente non so se ci arriverà mai, proprio perché sappiamo che è presumibile che Forza Motorsport 8, quantomeno lo speriamo, soprattutto credo che tutti quelli in questo gruppo, quelli che stanno guardando la chat, lo sperino. Forza Motorsport 8 è probabilmente in dirittura d'arrivo e quindi ci si aspetta che quello entri direttamente nel pass, e a quel punto Forza Motorsport 7 non avrebbe più forse tanto senso di esistere nel pass. Magari ci arriverà quando annunceranno, potrebbe essere una cosa interessante, no?
Si è detto che forse ci saranno degli annunci anche relativi al Game Pass durante l'evento del 23. Quindi è possibile che magari, come è stato fatto in passato, dicano: ah sì, Forza Motorsport 8 è questo e arriverà, boh. Nel frattempo sapete che c'è, se avete il Game Pass da oggi vi giocate Forza Motorsport 7. Potrebbe anche essere, non ne sono particolarmente convinto personalmente, ma tutto può essere da questo punto di vista. Ci hanno già stupito tante volte, quindi sembra che ci saranno degli annunci di altissimo livello durante l'evento del 23, anche legati al Game Pass. A questo punto, perché non sperare che possa arrivare addirittura Forza Motorsport 7? Sarebbe un bel colpo, sarebbe un bel colpo, perché tante persone aspettano di poterlo giocare. È sicuramente uno dei titoli di guida migliori al momento disponibili sulla console. Dal punto di vista tecnico, senza ombra di dubbio, è il migliore, soprattutto se giocato su One X. E tanti lo aspettano, l'arrivo nel Game Pass per poterselo godere. Quindi sono convinto che lo stiano quantomeno valutando. Speriamo anche che stiano lavorando su risolvere tutti i problemi, lo diciamo tutte le volte, ma io tendo a ripeterlo perché spero che arrivi anche a loro questo messaggio. Speriamo che vadano anche un pochino a lavorare per risolvere, non dico i problemi perché non sono i problemi, però le ingenuità di Forza Motorsport 7, che manca di alcune caratteristiche, di alcune funzionalità che gli permetterebbero al titolo di fare un salto di qualità in avanti, tipo legate al fatto che mancano le qualifiche, la possibilità di organizzare in maniera un pochino più articolata tornei e serate come queste. Speriamo che il prossimo titolo includa anche un po' di funzionalità legate proprio a questa tipologia di eventi, che sono quelli che obiettivamente tengono vivo il titolo anche sul lungo periodo. Mi pare di capire che stiamo andando un po' lungo stasera, vedo che ci siano probabilmente dei problemi. Ok, mi chiedono, io però non posso mettere assisti, ragazzi, io mi chiedono di mettere assisti ma non posso farlo, quindi questa è molto molto complicata come situazione. Perché allora che si mette, no, non posso mettere assisti, ragazzi, quindi probabilmente c'è un problema con la stanza. Fatemi sapere solo se devo uscire e rientrare. È possibile che non ci sia la possibilità di assistere, era già successo l'altra volta. Forse dovete solo andare a modificare la stanza per permettermi di assistere. Facciamo così magari riusciamo a risolvere la situazione in tempi brevi. Oh, grazie a chi ci sta salutando da Facebook e che ci augura buona gara. Grazie mille, grazie per essere passato. Oh, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ecco l'assisti. Così adesso possiamo ufficialmente partire ed andare a commentare in diretta la qualifica. Mi dicono che siamo pronti, quindi tra qualche secondo si partirà. Vi ricordo 4 giri con partenza da Fermi, sempre sul circuito di Spa-Francorchamps nella versione completa, tempo sereno. Sulla base ovviamente dei risultati di questa sessione di qualifiche si andrà a predisporre la griglia di partenza di gara 1. Nel frattempo noi attendiamo, eccoli qua, ci siamo praticamente, eccoci qua, quindi andiamo a sistemare la schermata in modo poi da potervi togliere il mio faccione di mezzo e lasciarvi tranquilli a godere solo di quello che succede. Nel frattempo attendiamo anche l'arrivo di Buntag Knight, che dovrebbe, e dico, raggiungerci a breve per commentare insieme a noi questa gara. Arriverà probabilmente un po' in corsa, come nei migliori eventi live, è come si dice il bello della diretta, quindi la gestiremo un po' così stasera. È tutto pronto per partire, dovremmo quasi esserci. Aspettiamo solo che venga dato il via ufficiale alla sessione di qualifiche e poi andiamo a commentarla tutti insieme. A tempo ricordo a chi ancora ci sta guardando, magari su Mixer, che la piattaforma chiuderà, quindi se volete spostarvi, se volete continuare a seguire i nostri eventi, fate un salto su Twitch, trovate il link nella chat, viene spammato a rotazione da un bot nella chat di Mixer, quindi il consiglio è quello: fino al 22 di luglio potrete ovviamente seguire tutti gli eventi in contemporanea su entrambe le piattaforme, poi ahimè saremo solamente su Twitch e su Facebook. Quindi se siete su Mixer fate
approfittate di questi momenti per fare un salto su Twitch, lasciare un follow al canale e rimanere comunque aggiornati su tutti quelli che saranno gli eventi, su tutte quelle che saranno le gare che andremo a trasmettere nelle prossime settimane. C'è ancora qualche problemino tecnico a questo punto, una serata complessa da questo punto di vista, mi pare di capire. Ci siamo, perfetto, è tutto pronto, quindi possiamo andare ad eliminare la webcam e andiamo a goderci le qualifiche di questo terzo round del campionato Liquid 360 Trophy. Eccoci qua, ci siamo, partiamo innanzitutto, andiamo subito a impostare la visualizzazione in modo da poter tenere sott'occhio quello che vanno a combinare i piloti. Nel frattempo andiamo un attimo a mettere i tempi sul giro, così abbiamo le indicazioni di entrambe le cose. Intanto ad aprire il gruppo sarà Stefar, che ricordiamo che i piloti partono scaglionati a distanza di qualche secondo uno dall'altro per evitare che si diano fastidio. È vero, ci sono i fantasmi in questa fase, quindi non si possono scontrare, ma anche semplicemente avere il fantasma di un'altra auto vicino può dare fastidio. In questo modo si cerca di garantire il clima migliore per tutti. Intanto salutiamo Danilo, che è arrivato così a gamba tesa, proprio così al limite. Buonasera. Senti che trafelatissimo. Ma che fiatone, hai corso per le scale come minimo. Per le strade più che altro. Ah, bene, bene, bene. Intanto vediamo. Guarda, sei arrivato giusto in tempo. Sono appena partiti. Siccome ti hanno aspettato, hanno ritardato apposta. Ma sono appena partiti con la qualifica. Quindi non ti sei perso praticamente Perfetto. Nulla. Ci puoi dare tutto il tuo supporto. Saluta okay, tutti. Intanto saluto tutti quanti i telespettatori. Ringrazio per l'attesa. E ringrazio te, ovviamente, per avermi lasciato questo piccolo spazietto. E siamo pronti questa sera per questa tappa del campionato Ferrari 360 CS. Siamo sul circuito di Spa, un circuito fantastico, tanti punti in cui poter attaccare, tanti punti in cui poter divertirci su questa fantastica pista belga. Entriamo direttamente in assist. Ok, perfetto. Intanto ne ho approfittato per regolarti i volumi. Stavo approfittando per regolarti il volume in modo da essere a posto per tutti. Intanto stanno quasi arrivando. Passiamo praticamente alla conclusione del primo giro. Hai un'idea di quali tempi possiamo aspettarci per questa gara? O sinceramente non mi hanno detto nulla questa sera, quindi partiamo sinceramente senza informazioni. Ok, perfetto. Va bene, andremo a vedere cosa succede in questo caso. Vedremo strada facendo, così vediamo se come capire. Stefano Arche è il primo a passare sotto il traguardo. Ovviamente è un giro da fermi, quindi non particolarmente indicativo per quelli che possono essere i ritmi. Vediamo che si stanno assestando sui 2.31. Erano credo 15 o 16. 15 perché c'ero anch'io, esatto. Quindi una quindicina di piloti. Vedo che tutti stanno passando. Si gira attorno al 2.31 e mezzo in questo momento. Diciamo che Aeronac 88, che per adesso ha fatto segnare il tempo migliore, fa 2.31 e mezzo. Adesso per Bacco fa 2.31 e 114. Quindi ci stiamo tra virgolette 2.29. Ecco che Clash Tragic scende sotto i 2.30 già nel giro da fermi e fa 2.29 e 334. Quindi al momento è lui ad avere in mano la pole position. Vediamo poi anche gli altri come ce la cavano. Abbiamo Clash Tragic, per Bacco, Aeronac 88, Bemba 88. Poi Marciguaro, Stefork, Piano Candles, Daniele Evans, Basminator, Ghost, NGP, Fabio Evans, Clash Salvo e Zaffo, X-File 0085 e Salvo RB24. Queste sono le posizioni, poi andremo a vedere cosa succederà nel prossimo passaggio, perché lì si comincerà davvero a capire quelli che saranno i ritmi della serata. Sì, esatto. Dato ritmi che poi già in gara 1 verranno un pochino ribaltati, perché
si correrà sotto la pioggia, quindi sicuramente quello che vediamo in questa fase non sarà quello che vediamo in gara 1, magari in gara 2. Gara 2 è più facile che si possano replicare i tempi e le situazioni di questo passaggio. Tanto vediamo, sono a metà del circuito, intanto stiamo un pochino godendo, cercando di ammirare i paesaggi grazie alla regia del gioco. Esatto, infatti. Tanto ringrazio a chi ha lasciato il follow, il grande Dio Pipistrello 01 su Mixer, però ricordo ricordo ci stiamo trasferendo su Twitch perché purtroppo Mixer chiuderà, quindi segui le indicazioni del bot nella chat e fai un salto con noi su Twitch se ti va, dove per stasera fino al 22 potrai continuare a seguire tutto anche su Mixer, ma sì, poi indifferite in pratica, ahimè ce lo chiudono e... Ma ecco, tu che sicuramente ne sai qualcosa, la questione unione con Facebook Gaming cosa comporta? È un po' tra virgolette, io chiamo uno specchietto per le allodole. Fondamentalmente non c'è una reale unione. Intanto aspetta che stanno passando sul traguardo, vediamo che tempi fanno registrare al momento. Adesso sempre 2:28 621 di Bemba 88, quindi lui migliora un pochino il tempo. Tutti quanti. Sì, vediamo se qualcuno riesce a fare meglio. 2:28 338 di Aeronacca 88. Vediamo se qualcuno riesce a fare meglio. Ricordiamo che prima i Clash erano tutti in coda, quindi sono quelli che hanno fatto segnare un pochino i tempi migliori, quindi vediamo se adesso qualcuno riesce a fare meglio di Aeronacca 88. Eccolo qua, Clash Tragic che fa 2:27.706, quindi abbassa notevolmente anche il tempo di Aeronac 88, che era un 2:28.3. Quindi, ed è lui che al momento ti porta, insomma, si mette in tasca la pole position con un 2:27.706. Andiamo a vedere le posizioni sopra. Sì, sotto il 28. Sì. Però basta niente in questo tracciato per sporcare il giro, quindi sicuramente tanti altri. Vediamo per esempio quelle Tragica, Aeronacca 88, Bembas, Marciguaro, queste le posizioni, Perbacco, Piano Candel 79, Zaffo, Daniele Evans, ma siamo già a 2:30 qui ragazzi, Stefo Arc, Basminetto, Salvare B24, Ghost, LGP Fabio Evans, Sixfile 0085 e poi Clash Salvo che è l'ultimo in questo momento, abbastanza in ritardo. Dicevamo, la questione Mixer, Facebook Gaming, in realtà... loro hanno stretto questa collaborazione con Facebook Gaming, ma in realtà non c'è un processo di migrazione vero e proprio da Mixer a Facebook Gaming, nel senso che loro ti dicono che tu puoi creare, puoi continuare a streamare creando una pagina come creatore di contenuti di gioco, quindi ti danno dei suggerimenti su come aprirti una pagina con queste caratteristiche. E poi ti dicono che se tu su Mixer inserisci il tuo profilo Facebook, loro reindirizzeranno tutte le persone dal tuo canale alla tua pagina, ma è semplicemente un avviso di dirti occhio che Mixer chiuderà, quindi se vuoi seguire Tizio Caio devi andare su questa pagina. Non ti vengono trasferiti però, follower, non ti vengono trasferiti Così avevano detto. No, i follower non hanno mai detto che li avrebbero trasferiti. Anche perché dal punto di vista legale è molto complesso dire sì, in automatico tu sei un utente Mixer che ha lasciato un follow a questo tizio, io vengo sul tuo profilo Facebook e faccio sì che tu metta un like alla pagina di questo creatore di contenuti. È molto molto complessa come cosa. In pratica l'applicazione Mixer sparirà. Sì, l'applicazione Mixer sulla mia console è già sparito. In realtà lo guardavamo prima. Io ho una console, non è Insider, quella che ho attualmente. Poi magari fai caso anche sulla tua, ma sulla mia, che non è Insider, in questo momento già la tab di Mixer non esiste più, quella per visualizzare. O probabilmente si può ancora trasmettere. In questa fase si può ancora trasmettere. Sì, trasmettere sì, ma non puoi più andare arrivare al menu Mixer per visualizzare gli streaming. Tanto quell'S-Tragic, Flash Tragic, scende ancora sotto il 2:27.495, esatto. Eccolo qua. Sono ancora pochi però a scendere sotto il 30. Sì, adesso sono andiamo... solamente più di 5 in questo momento. Esatto, adesso andiamo a vedere cosa fanno segnare come tempi. Speriamo, hanno ancora un giro a disposizione per migliorare e per cambiare la loro situazione. Abbiamo detto Clash Tragic, Aeronac 88, Perbacco, Bembas, Marciguaro, Salvo, Piano Candes e Zaffo. Quindi i primi 6 stanno sotto il 30. Daniele Evans 83, Stefan, Basminator, Salvo RB 24. Ma qui siamo già su tempi molto più alti. Ghost, molto alti, Fabio Evans, X-File 0085.
Questi tre addirittura sono tutti quanti giri sporchi, i due sì, che hai sì, detto. sì. Sì. Beh, è una pista comunque abbastanza impegnativa, dove comunque è facile anche sbagliare. Decisamente, Non è sì. una pista accessibile, mettiamola così, abbastanza tecnica. Per quel che mi Molto ricordo, per tecnico, sì. quello che posso dire con la mia poca esperienza. Però è. Io mi ricordo che ho sempre bestemmiato parecchio, quindi vuol dire che non è così facile. E dicevo, no, Beh, purtroppo basta questo già vedere passaggio la del Formula mixer è 1. fastidioso. Ah, beh, sì, vero, vero. È un po' una rottura di scatola questa cosa di mixer, purtroppo. Cioè, lo dico io da persona che ci aveva investito un po' di Sì. tempo. Decisamente, infatti. Soprattutto per i piccoli. Lo dicevo oggi, soprattutto per gli utenti medio-piccoli, nel senso che i grandi streamer grossi problemi non ne hanno, perché comunque chi No. aveva accordi particolari con la piattaforma Mixer, hanno lavorato per far sì che Facebook onori al meglio tutti gli eventuali accordi economici. Quindi se c'erano Sì, delle è vero. sponsorizzazioni, dei soldi in ballo, comunque si cercherà di garantire la stessa cosa. E loro Già non con i avranno tempi di difficoltà a internet facile un po' ricostruirsi follower. una base di Sì, follower o certo. comunque a riportarsi su Twitch nel caso decidessero di non andare su Facebook Gaming. Però i piccoli, quelli che magari non avevano tantissimi follower ma che comunque avevano un buon seguito e non erano magari partner, non avevano vantaggi da questo punto di vista, devono fondamentalmente Esatto. ripartire da zero, un po' come sto facendo io in Esatto. questo momento. Quindi. Sì, è già tu comunque l'abbastanza grande comunque. Eh sì, però non, cioè, devi, tra virgolette, lavorare poi tu per ribeccare tutte le persone che erano passate sul tuo canale, lasciarti un follow e ricordargli che stai andando su Twitch e spostarle. Non è Esatto. così semplice. Comunque ha fatto 2.27.313 No. Tregic, quindi a questo punto possiamo dire che è lui, Sì. salvo cataclismi, che si porta a casa la pole position e che partirà dalla prima posizione in gara 1. Ora andiamo a vedere i risultati così. Esatto, ha fatto anche un bel balzo Stafford perché era in decima posizione e invece ha chiuso quinto Adesso andiamo a come vedere tempo se di ci qualifica. mi dovrebbero, se ci mi va. Intanto aspetta che abbiamo un infiltrato nel gruppo, salutiamolo. Ciao Modal, ma ti dobbiamo chiedere di uscire stasera. Buonasera, Ciao, sei passato a ciao, eh salutarci. sì. Ti dobbiamo chiedere di Sono uscire. passato a salutare perché so che quando arrivo io se salutiamo. No, in realtà no, stiamo Lo so, lo trasmettendo so. in diretta e stiamo commentando una Sì. gara in diretta, quindi ti No, volevo dobbiamo. passare per dare una notizia bombina Vai, agli sgancia la studenti. bomba, vai. Bomba, allora, forse sarà atteso un gioco molto che stanno aspettando. Bomba nel Game Pass. Secondo te? Non so, si parlava di Cyberpunk in Sì. questo pomeriggio, però è Sì. tutto da vedere ancora, Ma lo scopriremo, dai. vediamo. Hanno annunciato eccola, di macchine, che non mi ricordo, non viene qualche Project Cars 3? impressione. No, dopo tanto tempo. Test Drive Ultimate 3. Ah, Ah, è vero, ok. sì, Unlimited, sì, Mamma è mia, vero. un È bel vero, è po', eh. vero, Può essere è vero. interessante quello Hanno fatto, effettivamente. vabbè, diciamo un pezzetto, solamente un po' di drive con delle macchine. In officina e basta. Ah, Poi. beh, poi avranno un'occasione per mostrarlo sicuramente in Mamma futuro. mia, che roba. Tanta tanta roba. Io spero che faranno vedere pure so Forza, perché. Dai, lo speriamo un po' tutti quello. Forza Horizon 5 ci credo poco. Più Forza 8. No, beh, sicuramente sarà Forza 8. Un accenno Infatti. su Sì, Horizon forse. sicuro. Ma no, non quello secondo me no. Secondo me loro sono impegnati con altro. Anche perché Horizon 4 lo stanno supportando bene. Io mi aspetto che magari lo aggiornino. Intanto vedo che hanno cambiato Il il tempo, meteo, sì. quindi ci siamo spostati apposta. Intanto io sto aspettando che arrivino i risultati delle qualifiche, così poi li commentiamo insieme. Sì, esatto, io mi sono già visto un pochettino di tempi. Ho visto che anche Benvas è sceso sotto il 28 come tempo di qualifica. Ma fanno anche qualcosa sugli ovali? No, in questo caso no, però hanno tanti eventi, quindi se li segui vai a vedere il gruppo Facebook Forza Sì. Motorsport Time Attack e No, lì. perché io te lo dico, perché io sono uno da ovali. Ah, non C'ho so, la non so mania degli ovali. se hanno mai fatto qualcosa sugli ovali. Secondo me dovresti provare a Sì. seguirli, Io su forse sì. Forza, Forza Motorsport 4 sono arrivato a 365 giri sull'ovale di Mazza. Sunset. Ti sei divertito. Mi sono messo un giorno con un amico mio, ho detto qua, non fa record, siamo messi un pomeriggio, un paio d'ore.
Mamma mia, che roba. Ti sei divertito. Sì, sì. Con la GTV 40. Quindi, ma... Ok, vediamo se arrivano i risultati. Nel frattempo, no, ancora non vedo nessuna qualifica. Ancora allora, niente. Ti dico, il tempo, ovviamente, pole position si è presa Clash Tragic col 27 sì, e 3. Quello, secondo, su quello non avevo Tenvas, dubbi. Possiamo andare esatto. a recuperare tranquillamente così. Tenvas 27 e 9. Esatto, che è un, forse è l'unico che è sceso tempo. Ancora sotto il 28. Sì, esattamente. Ma ci sono anche le qualifiche prima? Sì, sì, sì. Sì. Poi abbiamo Aeronax 88. Poi, esatto, poi abbiamo un gran tempo di Perbacco con 28 e 3. Esattamente. Abbiamo un 28 e 7 di Stefan che è chiuso in quinta posizione. Subito dietro Marciguaro con 28 e 899. Questi sono i piloti che sono scesi sotto il muro del 29. Sì, poi vedo un abbiamo 29 e 8. Che è quello salvo. Di Clash Salvo e poi praticamente tutti sopra i 2.30 esatto, okay, Zaff 34 quindi X-Fi poi le posizioni 37. Le andiamo a vedere poi con precisione esatto, c'è anche Piano Kenders che è crashato ma ha fatto un buon tempo pulito, ha fatto 33 quindi comunque non partirà proprio ultimo questa esatto. è l'ultima cosa, va bene partirà okay, intanto... ultimo invece Salvo Erbi con un 36.4. Aspettiamo che loro si sistemino intanto e che si mettano a posto quelle cose. Ricordiamolo, qui sono 9 giri con partenza da fermo, pit stop sì. obbligatorio tra il quarto e il settimo giro, quindi esatto. ci dovranno obbligatoriamente fermare tra il quarto e il settimo giro, quindi esatto. chi più chi meno li vedremo tutti passare dai box. Ricordiamo anche che poi la griglia di partenza di gara 2 si baserà sull'ordine di arrivo di gara 1 ma con le posizioni invertite completamente, quindi chi arriva primo parte ultimo, chi arriva ultimo parte primo e insomma, un pochino così per andare un pochino a rimescolare le carte in tavola. E abbiamo visto che anche settimana scorsa lo commentavo prima che tu arrivassi si vede che c'è questo rimescolamento delle carte perché poi i risultati cambiano notevolmente tra gara 1 e gara 2 perché cambia l'ambientazione, cambia il clima, cambia l'aderenza, questa variabile in più delle posizioni mette tutti insomma un casino un po' tutto. Sì, quindi. Più che altro l'obbligo della sosta ritardata obbliga i piloti più veloci, diciamo così tra virgolette, a competere con e sorpassare in griglia direttamente in pista i piloti magari un po' più lenti. Ah sì. Non possono giocare molto in strategia perché il pit stop sarà all'incirca metà gara, quindi la prima parte di gara sarà obbligatoriamente in attacco. Sì, quello sicuramente è una cosa da tenere in considerazione, perché poi avendo un momento di sosta così in là si rischia di buttare al vento tutto quello che si è costruito prima, quindi bisogna esatto. ragionarci. Ma infatti mi aspetto che si buttino dentro tutti all'inizio probabilmente. Puoi dire se un accenno su gameplay di accessibilità? No, in realtà no, però Modal, sono sincero, non voglio essere brusco, però ti devo chiedere di uscire dalla chat perché dobbiamo commentare sta gara. Quindi infatti io non ho parlato perché capivo che stava. No, no, però dobbiamo continuare con quello e poi avremo modo di parlare volentieri buona in altre occasioni. Continuazione. Grazie. Ciao buona serata. Mezza, ciao. Quindi. Tanto mi metto in assisti, altrimenti non ce la caviamo più. Sì, esatto. Allora, una cosa particolare di questa sera sarà anche il fatto di gareggiare due volte, quindi gara 1, gara 2, pioggia gara 1, asciutto gara 2, quindi i piloti saranno sollecitati più volte. Sì, infatti stavo dicendo proprio quello, che questo continuo cambio, perché sarebbe stato forse meno traumatico fare, che ne so, le qualifiche sull'asciutto e gara 1 sull'asciutto e poi passare al bagnato. Invece continuare a cambiare può comunque, cioè come li costringe a uno sforzo in più, quello è evidente. Sì, bisogna anche vedere magari quale pilota si è allenato di più con la pioggia, perché per quanto possa essere pioggia leggera, moderata che sia, il comportamento dell'auto in questione cambia radicalmente. Sì, tanto varierà anche l'intensità della pioggia durante la gara, sì, vedremo esatto. proprio sia dalla pioggia lieve alla pioggia forte, quindi anche quello potrebbe influire notevolmente. Sì, le varie pozze sul tracciato... bisogna dare appunto chi sarà allenato perché farà la differenza. Perché ricordiamoci che io me lo ricordo: qui 9. Non sono solo estetiche le pozze in forza, ma quando le prendi le senti. Quindi, come?
Quindi L'acquaplaning è dietro l'angolo. ecco, esatto. Quindi è importante comunque tenerle sempre in considerazione. Tanto vediamo come siamo suddivisi sulle varie piattaforme. Vedo che abbiamo ancora un po' di persone su Mixer. Ragazzi, ve lo ricordo, la piattaforma di Mixer chiuderà tra un paio di settimane, quindi se vi va trovate il link per continuare a seguirmi su Twitch, lo trovate nella chat, viene spammato a rotazione dal bot. Se vi va, fate un salto su Twitch, lasciate un follow anche lì perché dal 22 in avanti le trasmissioni fondamentalmente le porteremo avanti solo su quella piattaforma e su Facebook, ovviamente sulla pagina del gruppo nelle occasioni dedicate a queste serate, però in linea di massima la piattaforma principale sarà Twitch, quindi il suggerimento è quello di, se vi va, di fare il passaggio alla nuova piattaforma il prima possibile. Assolutamente Vedo d'accordo che si con sono aggiunti questo un tuo po' di piloti in spammaggio. realtà in questo momento, perché siamo arrivati a 18 con noi, quindi vuol dire che qualcuno è 18. arrivato in ritardo. Non ha spiegato, è entrato poco fa. Bravissimo, bravissimo, benvenuto, gli vogliamo tanto bene. Siamo contenti di averlo ancora qui con noi. Va Partirà ultimo, ma bene. comunque garantirà spettacolo. Che ha tutto poi il tempo per poter recuperare tra gara 1 e gara 2, quindi potrebbe anche dare spettacolo. Non so se hai già detto il premio di questo campionato, Sì, penso di sì. ne parlavo prima della cubicatura. Ho approfittato prima del fatto che erano un po' in ritardo, quindi ho recuperato un po' di informazioni su tutto. Però ricordiamolo, magari a chi si è collegato, che insomma, lo sponsor di questo campionato, che è Liquid Pictures, regalerà al vincitore una cubicatura. Che cos'è una cubicatura? È fondamentalmente una verniciatura personalizzata fatta con questo sistema a pressione ad acqua, che sfrutta la pressione dell'acqua per imprimere sugli oggetti in maniera molto molto precisa vernici, decalcomanie, vinili, insomma colorazioni e decorazioni. Quindi chi vince questo torneo si porta a casa un buono per una di queste cubicature che può essere Lavorazione. applicata sulla console o sul controller. Dicevo prima, se non ricordo male, si era detto che volendo se lo può anche tenere in tasca fino all'uscita di Series X e farsi poi verniciare la sua bella Series X quando sarà il momento. Se non ricordo male, l'avevamo Esattamente. detto, se non l'abbiamo detto, lo dico io, e quindi poi sono gli affari di Liquid Pictures di onorare le promesse che faccio io. Però Esatto. Ma così ci hanno fondamentalmente. detto tramite appunto gli organizzatori dei pit, e infatti mi hanno confermato che è così. E inoltre, chiunque può andare lì direttamente in sede a Bologna di questa Liquid Pictures presentandosi come amico o collega o pilota dei pit avrà uno sconto del 10% sulla lavorazione appunto di cubicatura. Quindi anche qui un motivo in più per andare là e fare il nostro nome, fare il nome dei pit quando andate là. Ma insomma, approfittiamo Esatto. di queste cose. Se vi piace, io lo ammetto, non sono uno a cui piace personalizzare le proprie console, nel senso che se la compro nera me la tengo nera, ma apprezzo i lavori fatti bene. E ho visto un po' di foto sul Sì. loro sito e mi sembra che il risultato finale sia più che ottimo, quindi vale la pena se siete persone che apprezzano questo tipo di lavorazioni, di personalizzazioni. Fateci un salto, magari anche per un controller, che magari è un po' meno invasivo rispetto a una console. È vero che quelli Xbox li puoi anche fare personalizzati, però una bella decorazione insomma, impressa in È modo vero. preciso, applicata bene come si deve in maniera professionale, può essere anche un buon regalo, eh. Dico sempre che se Sì, uno è un decisamente. gamer, un giocatore, un pad personalizzato con una decorazione particolare lo apprezza sempre. Sì, esatto. Ovviamente Bene, che adesso ci abbiamo siamo, solamente stiamo di per partire. gaming. Attenzione che si parte. Abbiamo Stefwark, BuzzMinator, NGP, Fabio Evans, Clash No, qualcosa non Tragic. va. No, hanno sbagliato qualcosa. Secondo me c'è qualcosa. Oh, Ah, eccoli ok, qua, si è spostato. Ok, sono adesso, perfetto. perfetto. Clash Tragic, stanno facendo le modifiche in diretta. Guardate che bello. Guardate che bellissima questa situazione. Quindi abbiamo detto, abbiamo Clash Tragic in prima posizione, Benvas 88 in seconda, Iron H 88 in terza, poi Sarà per cambio Bacco per in quarta Bacco in quarta, posizione, attenzione, guardate Stefor quinto, questa giusto? classifica dinamica meravigliosa, ragazzi. La classifica dinamica di stasera è meravigliosa. Ovviamente noi parliamo spesso di console, di gaming in generale, ma questa azienda qui lavora su qualsiasi cosa. Abbiamo visto di recente anche la cubicatura di carenette per le Ah, beh, moto, certo, quindi chiaramente adesso poi è vero. qualunque cosa.
può essere fatta. Portategli lì quello che volete, loro ve lo cubicano come se non ci fosse un domani, mettiamola così. Giusto. Portategli, posso portare anche il cane? Devo chiedere se posso far cubicare il cane. Però deve essere pelato. Ah, allora no, allora è più semplice fare il gatto, perché lui, se devo tirare via tutto il pelo, devo cominciare adesso e finisco verso Natale, fondamentalmente. Giusto in tempo per la serie X. Esatto, okay. Esatto. Conta la rovescia di 10 secondi. Oh, finalmente qui ci siamo, quindi Clash Tragic, Bembas 88, Aeronac 88, Perbacco 86-35, Stefork. Queste le prime 5 posizioni, poi le altre ve le guardate con molta estrema gentilezza, ve le guardate a schermo, non avrei mai potuto dirvele tutte, obiettivamente, quindi questo è, questa sera va così, intanto andiamo a vedere quello che succede. Esatto, ci lanciamo direttamente sul rettilineo principale, che è molto corto. Guarda, infatti già la gente parte molto sgommando, non preparati per la pioggia abbondante. Certo, mi ha messo ovviamente sull'ultima. Simpaticissimo questo sistema, quelli qua. Ah, aspetta, che il caricamento. Penso che ci sia un problema. Penso che ci sia un problema. Vedo solo 8 piloti. Sì, direi che abbiamo avuto un problema. Quindi, falsa partenza, ragazzi. Vedo che stasera abbiamo parecchi problemi da questo punto di vista. Quindi, tutti sospesi. Quindi, torniamo a questo punto alla sala d'attesa. Così almeno. Ok, perfetto. Ci siamo per tornare alla sala d'attesa. Ho fatto una finta per vedere se eravate attenti, ora poi ripartiremo. Tempo di riorganizzarci probabilmente, gara in corso, quindi aspettiamo a rimettere assisti, altrimenti ci ributta dentro. E vediamo. Ok, ci siamo, perfetto, eccoli. Sì, esatto. Ok. E sì, comunque è un tracciato discretamente lungo, perché sono 7 km. Sì, l'abbiamo visto anche durante le qualifiche. E mezzo vuol dire comunque praticamente farci una sparata di 25 minuti sotto la pioggia sarà veramente dura. Sì, confermo. Però noi staremo qui, resisteremo alla grande fino alla fine. Noi all'asciutto, però. Sempre che si riesca a partire, ma magari anche un po' di pioggia, che non farebbe schifo in questo momento, obiettivamente. Qui non so da te che temperature ci sono, ma qui fa un gran caldo. Fa un bel vento qui. Ah, meno male. In realtà anche qui oggi siamo stati un po' meglio rispetto al solito, però intanto io, guardate, con quelle nonchalance in diretta sistemo, telecomando il ventilatore, bellissimo. Tecnologia che ci aiuta. Sì, oggi la temperatura tutto in digitale. È migliorata anche qui adesso. Ah, ecco, era crashato Tragic, ecco perché. Ah, ecco, no, ho capito. Purtroppo sappiamo Vedo che... molti assenti illustri comunque questa sera, anche per esempio... QLS Emanuele mi pare che sia assente questa sera. Beh, Clash io ho visto soltanto Salvo e Tragic, se non ho visto, se non mi inganna. Esattamente. Non so se hai anche già ovviamente fatto vedere la classifica di questa sì, sera. Sì. Sono stato bravo, quindi... ho studiato tutto, anche se due settimane fa non ero con voi, ma ho recuperato alla grande, ho fatto vedere i risultati, ho fatto vedere la classifica, ho fatto vedere la pagina del gruppo. E vabbè, dai. Sono sicuro che avrete fatto un gran bel lavoro anche senza di me, con meno barba probabilmente. Ah, non ci hai neanche guardato, quindi. No, se avessi potuto guardarvi... sarei venuto a commentare, lo ammetto, ma non potevo neanche guardarlo in realtà quella sera. Vabbè, va se vuoi puoi recuperare tutto quanto sul canale YouTube mio stavolta. Ah, ecco, non mancherò. Intanto vediamo, ci riproviamo, dai, secondo tentativo, vediamo se si riesce a partire. Quindi ci rilanciamo sulla prima staccata, la Source, curva 1 di Spa-Francorchamps. Vediamo stavolta come ci si comporta. Allora, mi ha sempre messo ovviamente sull'ultimo, è simpaticissimo questa cosa. Staccata direttamente cattiva. Era un H88 adesso davanti a tutti. In seconda posizione Bembas 88, dietro lui Stefor che per Bacco 86-35. Questi sono i primi 4 che vedo. Direi che ha crashato di nuovo. Penso di sì. Ah, caspita, intanto vediamo cosa succede qua davanti. Vediamo se Aeronac 88 riesce a scappare oppure no. In questo momento ha sfruttato bene la partenza. Eh sì, ha già messo un pochino di
distanza tra lui e Bembas. Bembas 88 che adesso è in seconda posizione. Poi abbiamo Stefor che dietro c'è la sfida tra Marciguaro e Perbacoli. Vediamo là che combattono per la quarta posizione. Adesso era un po' più avanti Marciguaro, ma Perbacoli ha Attenzione. preso l'interno. Si vanno un pochino a dare delle sportellate. Poi alla fine, nel cambio di direzione, Marciguaro rimane avvantaggiato e finisce davanti. Quindi è in quarta Esatto. posizione. Tanto vediamo perché Stefork si sta facendo sotto minaccioso a Benvas 88. Vediamo se riesce a recuperarlo. Vediamo, abbiamo visto le pozzanghere. Ma già la pioggia si sta facendo sentire. Lo vediamo. Ora Sì, esatto. cerchiamo di capire se Stefork avrà la capacità di provare. Atlas Matera. Sì. Anche abbastanza impegnativa questa. Anche lunga. Sì. È Molto lunga. possibile che si riparta? O siamo crashati noi? No, sono Sono rimasti crashati. quattro, sì, Ok, si non sono riparte, si crashati intanto. riparte Ok, si riparte di nuovo. Ok, perfetto. E ci riproviamo. Ok, torniamo alla sala d'attesa. Nuovo tentativo. La terza sarà quella buona? Tu cosa dici? Ok, Disconnesso. perfetto. E ora il leader della stanza è Stefork. Penso che si cambia stanza per rifarne una più stabile, probabile. Potrebbe essere la soluzione, altrimenti conviene cambiare l'host. E probabilmente c'è un problema Esatto. anche di host da questo punto di vista. Tanto saluto Mirage 8 che ci ha raggiunto su Mixer. Ricordo anche a lui, così Ciao come a tutti gli Mirage. altri, che ci stiamo trasferendo su Twitch. Quindi se volete continuare a seguirci fino al 22, nessun problema a rimanere su Mixer. Ma poi ci troverete solo su Twitch. Quindi se vi va, seguite le indicazioni della chat, seguite quello che vi suggerisce il bot, quindi il link che vi spamma in chat, e seguiteci su Twitch. Così non avrete difficoltà e non ci saranno problemi, non rimarrete indietro da questo punto di vista. Ok? Oh, guarda, Io tanto speravo di finire il le bot è dirette di talmente sotto su Mixer, invasivo ma... che dà fastidio a me. L'ho messo talmente invasivo che l'altro giorno avevo la chat e mi dava fastidio. Quindi figurati da quanto l'ho messo fastidioso. Quindi, però lo ripeto perché magari non tutti sanno che succederà questa cosa, anche perché è stata arrivata abbastanza improvvisa per tutti. La botta di Mixer ha colpito, ho preso un po' tutti alla sprovvista, perché anche i ragazzi di Streamlabs, quello software che utilizziamo per trasmettere, e anche quelli di Lightstream, che è il software in cloud che permette di fare dirette, applicare gli overlay, fare un po' quello che faccio io da PC, senza avere un PC, ma di farlo tramite cloud, quindi tramite browser, fondamentalmente. Non ne sapevano nulla di questa chiusura, quindi sono rimasti davvero stupiti da questo annuncio Stupiti, così. Sì, no, esatto. non se l'aspettava nessuno. Vero, Mixer non stava facendo i numeri, non stava crescendo, e quindi se una piattaforma di questo tipo non cresce, vuol dire che non sta bene. Sì, quello è vero. Però, ecco, magari ci si aspettava un annuncio un pochino più soft, magari dei tempi un pochino più dilatati. In realtà, qui alla Sì, fine si è esatto. dato un mese di tempo. Da quanto visto, Mixer ormai si è praticamente già spopolato. Non Sì, più c'è che altro quasi più anche nessuno. il caricamento dei video è diventato molto molto più lento Sì, è rispetto a facile un che mese abbiano. Io fa. ho disinstallato l'app sul cellulare perché ho visto che mi dava enormi problemi. Ho come l'impressione che abbiano cominciato subito a risparmiare sulle risorse e Sì, a esatto. chiudere probabilmente qualche server di appoggio e a ricominciare a risparmiare un po'. Quindi tutto sommato Infatti mi sa che anche adesso anch'io inizierò un po' a spammare il mio canale Twitch per vedere un pochettino di conviene. Tanto saluto ripopolarlo. anche Apex Joe che è arrivato su Mixer. Ricordo anche a lui che se vuole continuare a seguirci di fare un salto su Twitch, trovi il link nella chat di Mixer, che a breve chiuderà, a breve, insomma, tra una quindicina di giorni. Chiuderà appena prima dell'evento Xbox, tra l'altro, il giorno prima. Quindi non avranno problemi loro a Bello. decidere su quale piattaforma andare perché Mixer non c'è e quindi non avranno più di che scegliere. Tanti si chiedevano dove regaleranno i premi, perché poi storicamente durante queste conferenze Microsoft dava dei piccoli premi a chi guardava magari la conferenza attraverso Mixer piuttosto che con il suo account linkato. È probabile che lo facciano magari su Twitch, è possibile già farlo, alcuni giochi lo fanno, tipo Sea of Thieves lo fa, Sì, è quindi vero. nulla di strano.
Ho avuto notizia intanto da Ronald Spears, uno degli organizzatori del campionato, e in pratica si riparte, questa volta si è ripartiti perché alcuni piloti si sono ritrovati in partenza senza l'audio di gara. Ah, ecco. Eccoci qua, E ci riproviamo per la terza volta. mi è capitato pure a me, devo dire che è veramente, veramente difficile No, correre beh, non si senza può l'audio correre, ragazzi, dell'auto. non si può assolutamente correre senza audio. Io sono completamente d'accordo, quindi hanno fatto più che bene. Intanto saluto a UR Kurgan che è arrivato su Mixer. Ricordo anche a lui la Tanto. stessa cosa, gli diamo il benvenuto, lo saluto e gli ricordo che ci stiamo trasferendo su Twitch, quindi se vuoi continuare a seguirci, segui il link che trovi nei commenti della chat di Mixer e vieni su Twitch perché poi Mixer ce lo chiudono. Tra qualche giorno ce lo chiudono, quindi poi non ci trovi più su quella piattaforma. Tanto ci Ma siamo, l'accuratezza è quella tempo. buona. Vediamo, vedo già un caricamento abbastanza lungo, non so se è un buon segno o no, però. Mi ha buttato fuori. No, ok, non è un buon segno, decisamente non è un buon segno. Serata difficile, ragazzi, serata molto, molto difficile per quanto riguarda le connessioni. Torniamo con la webcam. È una di quelle serate, no, mettiamola così. Una di quelle serate in cui si fa fatica. Penso che siamo solo io e te, sai. Ah, bene, bene, Non è la prima visto. volta che succede, però, sai, te lo confermo che Ah, beh, è magari in proprio. caso di difficoltà butta fuori gli spettatori. Non sarebbe neanche una scelta così Sì, vedo anche illogica. Zaffo fuori. Vedo Allora no, anche allora. Daniel Evans, quindi si ripartirà di nuovo. Ok, evviva! Evviva! Intanto ti rinvito. Grazie mille per la gentilezza. Qua, perfetto. Ha anche tragica ricaduto. Molto, molto complicata questa serata con La questi problemi di pioggia fa male a connessione. questo Sì, gioco. sì, 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 sì. Oh, grazie anche per il follow. Quindi a chi sta ci sta. Mi ha seguito anche su Twitch, gentilissimo. Grazie, Mirage. Gentilissimo. Tanto vediamo se la situazione si riprende. Vediamo. Ok. Mi metto in assisti. Perfetto, eccoci qua. Ok, grazie mille Mirage per il follow anche su Twitch, gentilissimo. Poi datemi anche dei feedback su com'è la qualità su Twitch, perché io ho dato uno sguardo e mi sembra buona, però è giusto che arrivino anche dei feedback per le regolazioni, perché ovviamente cambiano un po' di parametri da settare, quindi ho dovuto fare un po' di Sì, quello è modifiche. vero. Ok, ci riproviamo, soprattutto sul bitrate. Trovare l'equilibrio sul bitrate è un pochino più complicato, però vediamo. Vediamo se per adesso sembra che tutto vada bene, quindi attendo pareri, ma sono abbastanza fiducioso del fatto che funzioni tutto. Sta partendo? Credo, meraviglia. Mitico! Ce la facciamo. Pronti per commentare? Siamo sempre su gara 1, ragazzi. Incredibilmente siamo sempre su gara È vero, in 1. effetti sì, quest'oggi è andato proprio male. Eccola qua, partiamo finalmente. Ok, però è già partita bene secondo me perché sono sulla prima. Quindi vediamo davanti a tutti c'è quell'S tragico, Clash tragico, quello qua, che va lungo però. Va lungo, va lunghissimo, subito alla prima staccata e fa passare tutti effettivamente. Davanti a tutti adesso c'è Aeronac 88, scivolato in ottava posizione, tragica, proprio sbagliato la prima staccata, completamente sbagliato la prima staccata. Ora davanti a tutti, dicevamo, c'è Aeronac 88 tallonato proprio da Stewart e da Perbacco. Io quasi quasi mi sposterei su Perbacco, così dovremmo riuscire ad avere una visuale su tutti. Anzi, no, vedo che là davanti si stanno un pochino allontanando, quindi mi metto con Stefark per vedere se lui riesce ad andare a prendere Aeronac 88, se Aeronac scappa. Nel frattempo da dietro arriva con un fulmine Benvas 88, che è in quarta Sì, che ha perso posizione. posizioni, Sì, però vuole eh. Però recuperare, vuole si vede. recuperare. Esatto. Con Perbacco lui e c'è Stewart ne vuole tantissimo. Marciguaro, attenzione, andiamo a seguire perché ho visto Benvas molto molto È aggressivo nei l'interno, confronti di infatti, Perbacco. adesso. Infatti prende una pozzanghera, vediamo se riesce. Sì, effettivamente riesce a tenere l'interno comunque, ma Perbacco non molla, Ma non adesso. molla. Vediamo Esatto, se nel cambio di direzione ha la traiettoria migliore. esatto. Super No, però fiancati, resiste. Sì, molto puliti. Benvas resiste benissimo. Marciguaro dietro che aspetta di vedere
quello che succederà. Esatto. Sono partiti molto bene comunque molti piloti, adesso abbiamo sì. un po' di difficoltà per Dragic, che si giunta intanto Marciguaro Cronac, ve l'ho detto che era in agguato, ora si è affiancato, ha superato per Bacco all'interno, vediamo anche se riesce a consolidare questo sorpasso. Sì, ebbene sì, quindi è in quarta posizione dietro lui per Bacco, poi abbiamo Clash Salvo, Zaffo, Daniele Evans e in nona posizione, vediamo, non lo vedo ma lo vado a vedere da qua, c'è X-File 0085. Davanti a tutti c'è ancora Aeronac 88, seguito da Stefork che resiste, non riesce a raggiungerlo ma resiste. È comunque un buon risultato in questo momento. Intanto ti confermo che Tragic è ultimo dietro Salvo RB24. Cosa è successo? Probabilmente, come dicevo, magari si è venuto poco con la pioggia. E sta facendo fatica, dici? Lo vedo abbastanza in difficoltà, sì. Ah, ecco. Può essere, effettivamente lo dicevamo prima, è come la pioggia avrebbe potuto mettere in difficoltà i piloti, ed eccolo che qui che subito non siamo stati smentiti. Intanto andiamo con Perbacco, perché lo vedo che anche lui è bello, bello aggressivo, vuole forse restituire il favore a Marciguaro. Però gli è praticamente a fianco, non riesce a superarlo, però è lì, sono sul rettilineo del traguardo, vediamo se riesce a sfruttare la scia per arrivare. Qui non è che sia lunghissimo il rettilineo, quindi è difficile prendere tanto la scia, però... ci ha provato. È molto importante la staccata. Vediamo se è staccata e riesce a rimanere lì vicino. Sì, non benissimo, però comunque è riuscito a star lì. Vediamo qui giù come se la cavano qui. Questa S molto molto veloce in discesa sul bagnato. Questa qui è pericolosissima. Schermata nera. No, io no. Io devo dire che sto continuando. Sono rimasto dentro. Vediamo, no. Infatti non l'ha presa bene per Bacco. Sono caduto io. No, caspita. Magari riesce a rientrare, però. Sì, provo. Abbiamo in sesta posizione Clash Salvo. Andiamo a vedere. Che sta litigando con Zaffo 07. Ora è davanti Clash Salvo in sesta posizione. Però sono veramente, veramente vicini. Dietro di loro ci sono Daniele Evans e X-File 0085. Sono tutti in un... veramente in pochi metri. Eccolo che Clash Salvo esce... non benissimo dalla curva, perde anche un attimo il controllo della vettura, in effetti Zaffo ne approfitta, si butta all'interno, dà anche una leggera sportellata e riesce comunque alla fine a passare davanti, quindi è sesto. Zaffo 07 ora è sesto e mette nel minimo per Bacco 86-35. Davanti ancora abbiamo Aeronac 88, ci spostiamo su di lui che è riuscito già a distanziare un po' il suo inseguitore diretto che è Stefork. Vediamo in seconda posizione tra i due, andiamo anche a vedere quali distacchi ci sono tra i piloti. Allora, qua. Distacco dal leader, eccoli qua, ce l'abbiamo, così vediamo anche quanto c'è tra il primo e il secondo. Nel frattempo abbiamo in seconda posizione, abbiamo detto Stefan, in terza Bemba 88, in quarta Marciguaro, in quinta Perbacco, in sesta Zaffo. E in settima quella si salva Stefork che ha 2 secondi e 3, figuratevi, dalla prima posizione, quindi Stefork ha 2 secondi e 3 da Aeronac 88 che è il leader in questo momento della gara. Diciamo di capire, quindi ha mantenuto la posizione di vantaggio e devo dire che ha replicato la partenza che c'è stata nella poco fa, praticamente. Sì, esatto. Dopo si è ripartiti. Esattamente, sì. Quindi sì, vuol dire che ha sfruttato bene la pioggia, potrebbe essere una rivelazione questa sera. E lo vedo abbastanza convinto perché sta viaggiando bene, vediamo anche quali sono i tempi in questo momento. E anche quello che ha fatto registrare il tempo migliore, in questo momento ovviamente siamo su ritmi un pochino più alti perché con la pioggia è chiaro che qualcosa doveva cambiare, siamo sul 2.36.4 in questo momento ed è lui ovviamente che ha fatto segnare il miglior giro. Quindi è evidente che è in serata buona, gli piace correre sulla pioggia e si vede, lo vediamo anche qui come guida sicuro, anche l'assetto sicuramente sembra essere azzeccato perché viaggia molto molto pulito, molto bene, quindi ottimo lavoro da questo punto di vista. Sì, esatto, infatti. Ok, andiamo a seguire i piloti, andiamo a vedere cosa succede nelle retrovie, andiamo a vedere cosa succede in quinta posizione. No, qui tutto tranquillo, facciamoci aiutare dalla minimap per andare a vedere dove sta succedendo qualcosa. È sempre Clash Salvo che insegue Zaffo 07, in realtà adesso è un pochino più distante. Poi abbiamo, esatto, Daniele Evans in ottava posizione, seguito da X-File 085, sì.
Poi più staccati abbiamo Piano Candles, Ghost, Ronan Spear e Tragic. Tragic che è in tredicesima posizione in questo momento, quindi è riuscito a recuperare qualcosina. Esatto. È rimasto un pochino imbottigliato in questo secondo gruppo, che è un pochino più staccato rispetto a quello degli inseguitori diretti della prima posizione. Poi in chiusura abbiamo Fabio Evans in 14esima posizione, Buzz Dietro in 15esima e Salvo RB 24 in 16esima. Ricordiamo poi che tra breve inizierà anche, si aprirà anche la finestra dedicata al pit stop, perché potrà essere, cioè dovranno effettuarlo tra il quarto e il settimo giro, quindi praticamente dal prossimo giro avranno poi a disposizione quattro giri per poter completare la sosta dei box. Tanto Ronan Spear 99 si fa vedere negli specchietti di Ghost, è abbastanza esatto. Vicino, è fatto un pochino tragico, sì, è costretto anche lui ad attaccare. Mi sembra aver trovato finalmente un pochino di confidenza con questo assetto, mi sembra di capire, cioè lo vedo un pochino più sicuro rispetto a quello che abbiamo visto all'inizio, che ha proprio completamente sì. Sbagliato le misure per la frenata. Sì, esatto, veramente ha caricato un assetto, diciamo, da asciutto, perché l'assetto si può ovviamente modificare, potenzialmente no, ma l'assetto sì. Probabilmente non si aspettava una pioggia così copiosa. Magari ha invertito, può essere che abbia semplicemente invertito gli assetti tra la prima e la seconda gara. Magari si aspettava che la prima fosse col sole e la seconda col pioggia. Sì, che Ronan Spear intanto cerca di infilarsi su Ghost, lo passa, poi forse va un pochino lungo ed è costretto però a fermarsi, però ce la fa e ne approfitta Tragic, perché in tutta questa mossa ovviamente i due davanti hanno perso qualcosina e Tragic non si è tirato indietro, si è subito buttato, ora è affiancato praticamente Ghost, però un po' all'esterno, quindi ora deve necessariamente cambiare, però i due si vanno un pochino a dare fastidio, perché Ghost era una spia, si danno fastidio, esatto, e Tragic probabilmente ne approfitta perché è uscito meglio ed ecco che arriva molto più veloce in fondo qui alla discesa, in forca alla grande la S, due affiancate all'orologio, sì davanti ora c'è Ghost, quindi si sono praticamente invertite le posizioni, perché Tragic ora in undicesima posizione seguito da Ghost e poi da Ronan Spear 99. Bene davanti cosa sta succedendo? Abbiamo sempre Aeronac 88 seguito da Stepwork e poi Benvas 88 e Marciguale. Esatto, eccoli qua, andiamo a vederlo. Molto vicini, molto attaccati. Marciguaro è arrivato vicinissimo a Benva 88, sì. Iniziano a salire anche un po' le tonalità per alcuni piloti. E qui con la pioggia è facile portarsi a casa qualche secondo, e anche più sì. Di qualche secondo. Esatto, infatti vedo Piano Candles con 6 secondi dopo 4 giri. E quello con la tonalità più alta. E poi è probabile che ci saranno anche dei bei ribaltoni alla fine con tutte queste penalità. Probabile. Vediamo, Arciguaro era molto molto vicino, adesso invece ha perso qualcosina, è leggermente più distante, sempre in quarta posizione, però sembrava pronto per attaccare Menga 78, poi si è probabilmente lasciato sfuggire la preda e ha ripreso. C'è invece Salvo che sta attaccando Daniele Evans, andiamo a vedere Salvo, posizione. Qua. Ha dovuto un attimo desistere e riaccodarsi, ma sono sicuro che si rifarà sotto. Ah sì, ne sono convinto anch'io. Anche se adesso ha sbagliato molto anche. Sì, è andato abbastanza largo, qui infatti perde assolutamente il contatto, sì. Sì, sicuramente sì. X-File adesso potrà dire anche la sua e provare a bussare alla porta di Flash Salvo. Tanto quell'essa Tragic sembra essersi ripreso, infatti è quello che ha distanziato i suoi inseguitori, quindi ha preso un buon margine su Ronan Spear e su Ghost e si sta avvicinando. Sottopassato. In ottava posizione. Ha superato. Esatto. Entra in box Salvo. Esatto, Salvo va in box, quindi approfitta di questo momento non particolarmente. Non è l'unico, entrano in tanti. Abbiamo detto che tanti avrebbero approfittato di entrare subito, perché poi è rischioso andare alla fine, quindi adesso vedremo un bel avvicinamento di posizioni in questi giri, poi cercheremo di fare il punto quando avranno completato tutti più o meno il passaggio ai box. È entrato anche Aeronac, il leader della gara, è entrato ai box anche lui in questo quarto giro, dietro il quinto giro in corso. Quindi anche Stefork a questo punto, perché non lo vedo davanti, quindi anche Stefork a questo punto è entrato. Bemba 88, quindi si è guadagnato la prima posizione, visto che
che c'era davanti a lui, si è fermato ai box ed è inseguito da Perbacco. Terza posizione ora abbiamo Zaffo 07, poi Daniele Evans, X-File 0085, Piano Candles, Tragic, che ovviamente con tutto questo giro è risalito fino alla settima posizione, ma ovviamente lo sappiamo che non è un'indicazione realistica. Poi Ghost, Aeronac 88, Stepwork, piano piano i piloti che stanno rientrando, Marciguaro, QLS Salvo, Ron Spear 99, Fabio Evans, Bad Minator e Salvo RB 24. Queste le posizioni. Non so se è stata una scelta solo per Aeronac, perché in questo è un bellissimo anche tranquillo. Ora, con alcuni piloti che sono entrati e alcuni no, si trova già dentro un giro come se fossero doppiati, però non lo sono, quindi potrebbero anche difendere la loro posizione, potrebbero rallentare di tutti Aeronac, che sì, si trova adesso a panino tra Ghost e Stepwork. E diciamo che qui immagino che la strategia può essere o entri subito o a questo punto oppure entri molto in fondo, hai capito? Esatto. Proprio per sfruttare questo meccanismo, nel senso che chi entra subito poi finisce in mezzo al traffico e quindi poi può non avere il ritmo corretto, quindi se tu invece sei davanti, esatto, sei solo, se spingi tanto magari riesci a portarti a casa quel vantaggio che poi ti permette di mantenere e consolidare la posizione anche dopo la sosta ai box. Potrebbe essere anche questa, esatto, la strategia. Vediamo un attimo cosa hanno in mente. Tanto immagino che adesso vedremo entrare ancora qualcuno. Tanto qui davanti sono un po' frammentati, vedo un bel gruppo un pochino più compatto tra l'ottava e la decima posizione, che sono poi gli ex primi fondamentalmente, perché abbiamo Stepwork in decima posizione, davanti a lui c'è Aeronac 88 e poi abbiamo Ghost in ottava posizione. Esatto, il leader virtuale Aeronac adesso sarà costretto o ad attaccare Ghost o a convincerlo a entrare nel box in questo giro. Vediamo cosa fa Ghost, rimaniamo qui con lui, vediamo se entra diretto in box, Pronaclo sì, che entra in box, esatto, quindi comunque riguadagnano delle posizioni. Noi ci spostiamo a questo punto, andiamo a vedere, perché sicuramente c'è stato un avvicendamento, infatti davanti a tutti in questo momento c'è Perbacco 86-35 che ancora non ha effettuato la sua stay box. Esatto. Tragic, che ha capito, credo stia seguendo la nostra idea ed è in seconda posizione, esatto, non ha ancora effettuato. Poi abbiamo Benvas 88, Zaffo 07, Aeronac 88, quindi ecco che Aeronac sta piano piano ritornando alla sua posizione ed è forse il primo ad aver effettuato la sosta, quindi in questo momento è in ottima. In questo momento lo vedo terzo, infatti dietro sono in tragiche davanti a Stepwork, esatto, non è detto che in questo momento è così, sì, sì. Quindi contando l'ipotetico punta sosta, anche Benvas non è riuscito a sfruttare il pit stop, anzi è addirittura nella lotta con Marciguaro di nuovo, potrebbe aver perso qualcosina. Marciguaro adesso sta attaccando all'esterno perché non è sicuro interno nell'incrocio in traiettoria, ci sono molto scintille tra di loro. Vediamo se li trovo. Ha smesso di piovere, sì, esatto, abbiamo detto che sarebbero variate le condizioni, infatti siamo partiti da una pioggia molto insistente a una pioggia leggera e poi per arrivare a solo condizioni di bagnato. Adesso la pista, esatto, cambia notevolmente, ma cambia anche la visibilità, lo vedete proprio dalle immagini, non si sia molto più semplice adesso. Ovviamente bisogna stare attenti perché comunque il circuito è ancora pieno di pozzanghere, pieno di situazioni pericolose. Esatto, esattamente, non bisogna distrarsi. Esatto, chi potrebbe avere un vantaggio ipotetico potrebbe essere appunto Tragic, che magari sulla asciutto ha un ritmo migliore di altri, basta guardare la qualifica. Vediamo se riuscirà a sfruttare questo suo momento di pista libera. È il dubbio che l'ha messo, secondo te a questo punto non entra nemmeno qui, aspetterà e farà ancora un giro per vedere di riuscire poi a massimizzare, esatto, questo vantaggio. Potrebbe essere una strategia più consona, più rischiosa magari anche, però più giusto. Ma a questo punto per come era partito secondo me deve un pochino anche rischiare, perché non ha tante altre soluzioni a questo punto. Insomma. No, perché se ha un ritmo giusto potrebbe scrollarsi di dosso i piloti con i quali stava battagliando, direttamente rimanendo davanti. Andiamo a vedere. Direttamente c'è il rischio che rientri in bagarre proprio con loro. Entra i box invece. Come già caldo. Invece entra i box. Vedremo cosa fa. Tragic sta entrando i box. Davanti a lui c'era Perbacco. Anche Perbacco è entrato i box. Quindi esatto, a questo punto Aeronac 88 va a riprendersi in tranquillità la prima posizione, lo ritroviamo davanti a tutti, quindi concluso il giro delle soste, eccolo qui,
Ernacca torna davanti a tutti, seguito da Stafford, e in terza posizione adesso vediamo perché vedeva ancora Tragic, ma non è credibile da questo punto Marciguaro. di vista. Ok, perfetto, immaginavo quello qua. Marciguaro. Bemba 88 in quarta sport. Posizione, Perbacco quinta, rientra in quinta posizione, Zappa in sesta. E Tragic è rientrato in ottava posizione, dietro no, a Daniele. Adesso va dietro a X-File addirittura. È molto vicino da quello che vedo, quindi andiamo a vedere. Sì, esatto. Infatti è quello che l'ha passato, X-File lo ha passato, quindi Tragic è in nona posizione in questo momento. Esatto. Ovviamente è arrivato molto lanciato X-File, quindi. Sì, esatto. Ha superato l'uscita box, è difficile con quest'auto un po'. Si salva in decima posizione, piano Candy in undicesimo, poi in dodicesimo abbiamo Ghost, che però da quanto mi sembra di capire sta battagliando con Ronald Spear 99, ed eccolo che è così, infatti lo vediamo. Ronald Spear 99 che si fa vedere, esce dalla scia per farsi vedere. Vediamo se poi tenterà un sorpasso, ora si fa vedere all'esterno, poi ancora all'interno, vediamo. Prova la staccata, sì, prova forse poi un po' troppo lungo, in effetti fa fatica, deve ovviamente mollare per non incappare in una penalità, quindi lascia sfilare Ghost. E si riaccoda sempre in tredicesima posizione, quindi è un nulla di fatto da questo punto di vista. Però ci ha provato. Ci ha provato. Vediamo Tragic che adesso si è avvicinato di nuovo. Lo fa di nuovo. Intanto. Vediamo se tenterà di riattaccare nuovamente Ghost oppure no. Rimaniamo qui. Sono molto molto vicini. Tragic si porta all'interno, prende un po' l'erba, perde un po' di il controllo della sua auto. E rimane sempre incollato il file sempre davanti per l'ottava posizione. Ecco, Ghost esce un pochino derapata dalla curva e quindi perde forse qualcosina, non riesce a sfruttare al meglio l'accelerazione, infatti gli si rifà sotto Ronald Spear. Vediamo ora se tenta di passarlo all'interno, va molto sull'erba, secondo me qui sono secondi che si vanno ad accumulare di penalità, è andato notevolmente sull'erba. Però questo gli ha permesso di avvicinarsi a Ghost, ora praticamente si appoggia al paraurti e vediamo se trova l'occasione, il momento per tentare un sorpasso. Che bello abbottonato Ghost, quindi si fa davvero fatica a trovare uno spazio, Ora, esatto, magari in arrivo su questo breve rettilineo. Intanto con l'attacco di Tragic, l'ultima staccata, la chicane finale, esce fortissimo, si porta all'interno e sorpassa X-File per l'ottava posizione. Quindi continuiamo a seguire Ronald Spear, vediamo cosa riesce a fare, vediamo, sono arrivati praticamente in fondo, sono all'ultima S, una S molto molto lenta, vediamo, cerca di sfruttare al meglio tutto lo spazio a disposizione Ronald Spear per poi uscire e aprire per primo, ma non ce la fa, secondo me è troppo troppo distante, quindi nulla da fare anche in questo giro, nulla da fare. Quanto riguarda il suo sorpasso su Ghost, niente, dovrà accodarsi. Ricapitoliamo, abbiamo in prima posizione Ronacco 88, ormai abbastanza tranquillo, seguito da Stafford, Marciguaro e Bemba 88, un terzetto. Marciguaro che si è avvicinato moltissimo a Stafford. Sono tutti abbastanza vicini in realtà, sono un gruppo abbastanza compatto. Sì, quindi di quelli che obiettivamente basta un errorino per farli svanire, quindi da tenere tanto nell'ultimo giro, in pratica stiamo per entrare, sì, stiamo finendo l'ottavo giro, partirà qui l'ultimo giro quando ci sono 16 piloti sulla griglia di su questo tracciato, e l'FRS di questo Ford Motorsport sicuramente garantirà spettacolo nella griglia finale, che vedo tantissimi secondi, tante penalità che volano. Sì, lo stavo dicendo prima, ci sono tanti piloti che comunque vanno un pochino a sporcare giri sull'erba, quindi esatto, non sarà una sorpresa vedere tante tante penalità, quindi anche tanti cambiamenti una volta che saremo tornati alla sala d'attesa per quanto riguarda la griglia finale. Vedremo cosa, esatto, cosa succederà, ma anche chi riuscirà ad avvantaggiarsene, perché qui come sempre guidare pulito a volte paga di più, perché ti permette di guadagnare delle posizioni senza fare, esatto, troppa fatica. Ma comunque il gruppetto dei tre seguitori sono abbastanza compatti, soprattutto Marciguaro è vicinissimo a Stefano, ma è veramente franco volato a Stefano, vediamo se riesce a sorpassarlo, ma si senta prova all'esterno, ma secondo me è un tentativo per far paura a Stefano.
non era convinto neanche lui, secondo me, di volerci passare in quel punto. Però si è fatto vedere, è uscito bene. Si è avvicinato tantissimo, anzi ha superato adesso. È in settima posizione adesso. Si è portato, esatto, ed è attaccato anche a Zappo in sesta posizione. Attenzione che intanto Marcicolo prova all'interno alla prima curva dopo il traguardo, ma niente da fare. Ora giù in discesa verso la chicana rapidissima, vediamo adesso Ruggi in salita, vediamo chi se la gestisce meglio. Bravi tutti e due, bravi tutti e due, però alla fine è Marcicuaro che ha una esatto, esce probabilmente con qualche chilometro in più nel motore. Adesso ecco che infatti ne approfitta, passa all'esterno di prepotenza, vediamo se riesce a staccare, sì, ce la fa, riesce davvero a chiudere perfettamente, mette dietro Stefano. Calco, come sempre ne sta approfittando Bembas, che sta recuperando un po', si è rifatto vivo, l'abbiamo visto rispuntare le spalle. Tra l'altro siamo ormai quasi a metà dell'ultimo giro, quindi sì. Andremo poi a vedere come chiuderanno i vari piloti. Io rimarrei su questo gruppo perché per me può dare ancora soddisfazione, perché Bembas è arrivato di gran carriera a farsi vivo. Vi ricordiamo che qui combatte, ci sono due posti sul podio per tre piloti, quindi è chiaro, esatto, che la battaglia sarà serratissima. Se va su fino Tragic, alla fine. Sta per attaccare Zappo in questo momento. Guardate che anche qui davanti la situazione è abbastanza complicata. Staccatona lunga. Che Stefork non si dà per vinto. Attenzione perché Bembas si prova, tenta di approfittare all'interno, poi è costretto a frenare di colpo perché gli chiudono la porta in faccia entrambi. Però ci ha provato, quantomeno io mi sento di premiare il coraggio, perché si vedeva che ha provato, sta guidando fortissimo, sta cercando di sfruttare ogni centimetro per recuperare. Infatti è riuscito a mangiare qualcosa Stefano. La determinazione di Marcicuaro e di Bembas è maggiore rispetto a quella di Stefano per le penalità, perché ballano dei secondi, dei decimi, e anche qualche metro potrà fare la differenza. Andiamo intanto, andiamo a vedere con Aeronac 88 che sta per arrivare sul traguardo. Ecco qui, lo vediamo che sta arrivando sul traguardo, lo lasciamo arrivare tranquillo, poi ci spostiamo sugli inseguitori. Quindi andiamo a vedere Marcicuaro che è ancora secondo, è uscito bene dietro lui Stefan che è ben boss 88. Vediamo chi arriva terzo, arrivano così sul traguardo, è Stefan che chiude in terza posizione almeno provvisoria, poi andremo a vedere dopo. In quarta ben boss 88, in quinta per Bacco, sesto Tragic che ha sopravanzato, l'abbiamo detto, anche Zaffo ed è arrivato in sesta posizione. Lo vediamo dietro di lui, ci sono Zaffo 07, Daniele Evans, X-File, QLS Salvo, Piano Candes in decisima posizione, poi Ronald Spear 99, Ghost, LGP Fabio Evans, Salvo RB 24 e Basminator e Salvo RB 24. Queste le ultime posizioni, ormai tutti i piloti stanno per passare sul traguardo, quindi possiamo tranquillamente tornare alla sala di attesa e cominciare a raccontare quello che è successo. Poi andremo a vedere la griglia di arrivo non appena si conclude la gara. Intanto io saluto tutti quelli che ci hanno raggiunto in questo momento sia su Mixer che su Facebook che su Twitch. Non devo mai ricordarmi, anzi dimenticarmi di Twitch, perché rientra la piattaforma fondamentale, e su Facebook ovviamente siamo un po' anche su Facebook. Se siete su Mixer, ragazzi, vi ricordo che quella piattaforma verrà chiusa a partire dal 22 di luglio, quindi se volete continuare a seguirci cliccate sul link che è presente nella chat di Mixer e fatevi accompagnare per mano sul mio canale Twitch, e eventualmente lasciate un follow anche lì se vi va, così rimanete aggiornati quando andiamo in diretta. Nel frattempo andiamo a vedere la classifica finale di questa gara 1, che dopo giusto tre tentativi siamo riusciti a portare a casa. Allora, Aeronac 88 chiude in prima posizione, seguito da Stefan, Bembas 88, Marcicuaro e Perbacco. In sesta posizione abbiamo Tragic, che nonostante la partenza tragica, permettetevi il gioco di parole, è riuscito comunque a recuperare alla grande e a riportarsi in sesta posizione. Dietro lui poi ci sono Zaffo, Daniele Evans, X-File 0085, Lash Salvo, un caricamento quindi devo attendere, Piano Kendall 89, Ghost in dodicesima posizione, Ronald Spear 99 in tredicesima, LGP Fabio Evans
Vas Miniature in 15esima e 16esima, salvo RB. Diciamo prima, guardate la differenza che può fare la penalità con Ghost, che sopravanza Ronald Spear 99, nonostante sia arrivato dopo effettivamente in gara, però avendo accumulato molta meno penalità, praticamente la metà, perché Ronald Spear si è portato a casa 11 secondi di penalità contro i 6 di Ghost. Effettivamente questo ha permesso a Ghost di guadagnare una posizione. Quindi questa, esatto, è la classifica definitiva, o quantomeno semi definitiva, di questa gara 1, quella definitiva che terrà conto di eventuali segnalazioni, di eventuali tra virgolette decisioni e penalità, esatto, arriverà poi venerdì. Però sulla base di questo ordine di arrivo si andrà a disporre, che è quello che poi stanno facendo adesso gli organizzatori, si andrà a predisporre la griglia di partenza di gara 2, che si correrà sempre sullo stesso circuito, ma con clima sereno in questo caso, quindi sì, si torna alle condizioni di prova e delle qualifiche con griglia invertita. Questo cosa vuol dire con griglia invertita? Che chi è arrivato ultimo partirà primo, chi è arrivato prima partirà ultimo. Questo fondamentalmente, esatto, e ovviamente di conseguenza tutti quelli in mezzo. Devo dire che avevo visto anche gara. Il miglior tempo in pista di questa gara 1 è stata fatta da Perbacco. Ottimo. Con 32,7. Ricordiamo che chi fa il giro veloce poi guadagna anche dei punti extra in nel campionato, quindi ben venga, ottimo, ottima questa cosa. Dicevo, una bella gara in realtà. Devo ammettere che bella gara. Spa è sempre divertente. Sì. Devo dire che la pioggia sicuramente ha aiutato a rendere le cose un pochino più movimentate. Bello però, si sono comportati bene. Non tantissimi sorpassi, però bello, devo ammettere che è stata divertente. Ora vedremo come si comporteranno. Sicuramente l'inversione della griglia renderà tutto un pochino più movimentato. Tra l'altro risalutiamo il buon Maguzzolo, che è tornato con noi a farci compagnia. Benvenuto, vuol dire che è tornato dalla sua classificata settimanale. Chissà se ha vinto o ha perso, non lo so se ce lo vuole raccontare. Nel frattempo potremmo riprendere un po' quello che diceva il buon Modal 5 prima, che era venuto a salutarci in chat, ovvero che ci sono un po' di annunci questa settimana. Si vocifera di questo arrivo nel Game Pass per quanto riguarda Xbox, si parla di un gran titolone in arrivo, qualcuno ha nominato Cyberpunk all'uscita o subito dopo l'uscita o a distanza di poco tempo dall'uscita. Sarebbe un colpaccio per la... sì, difficile, forse difficile. Però, beh, se ti ricordi l'hanno fatto anche con Forza Horizon 4, ovvio che non è un titolone del secolo, però ma sai, poi essendo loro comunque ci sta. Qui obiettivamente Cyberpunk, sì, dire che lo butti, cioè il mio dubbio è che se lo dici, che lo dici tra l'altro oggi, cioè non mi stupisce, cioè non mi stupirebbe il fatto di vederlo arrivare nel Game Pass, perché è evidente che ci sia un buon rapporto tra CD Projekt Red e Xbox, no? Il marketing poi obiettivamente ce l'hanno loro, ci hanno fatto una console, ci hanno fatto un pad, insomma, effetto, è evidente che ci sia del buon sangue tra loro. E mi stupisce, sì, il discorso di annunciarlo adesso. Annunciare adesso che un gioco arriverà nel Game Pass vicino all'uscita, o comunque lì attorno a settembre, giusto? In realtà poi è novembre fondamentalmente, a questo punto se l'hanno posticipato ancora di un paio di mesi, e probabilmente uscirà insieme a Series X o comunque a poca distanza. Dire che il gioco arriverà nel Game Pass al day one o subito dopo, oggi, vorrebbe dire ammazzare i preordini, nel senso che effettivamente nessuna persona, quasi nessuno lo comprerebbe, se non i veri 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 appassionati. Quindi non lo so, non è impossibile. Sì, non so se poi c'è anche un, che ne so, un pacchetto deluxe o ultimate di questo gioco. No, c'è una bella collector, garantisce... una bella collector, esatto, c'è un po' di roba, però per i collezionisti può essere l'unico punto a favore. Però l'utente medio, secondo me, sarebbe un'ottima cosa, però devono aver sborsato tanti soldi. Così come l'altra cosa di cui si parla un po' oggi, che è quella legata alla presunta possibilità di acquisire Warner Bros. Games, quindi la divisione Games, io la vedo abbastanza complicata. Potrebbe essere, sarebbe una bella cosa avere comunque nel catalogo anche i titoli di Warner Bros., che negli ultimi anni qualcosa di buono
hanno tirato fuori, voglio dire, i vari Batman, l'ombra di Mordor, l'ombra della guerra, insomma, giochi abbastanza interessanti. Però sì, esatto, infatti. Sì, esatto. Ok, ci siamo, metto assisti così possiamo partire. Eccoci qua, siamo pronti per partire. Vedete la griglia di partenza completamente invertita. Quindi Salvare B24 parte primo, seguito a Basminator, NGP Fabio Evans, Ronan Spear 99, Ghost, Piano Candles, Clash Salvo, X-File 0085, Daniele Evans 83, Zaffo, Clash Tragic, Perbacco 86, Marciguaro, Bemba 78, Stefan, Iron H e basta, ce l'ho fatta. Li ho letti tutti, stavolta sono stato bravissimo. Esatto, ricordiamo. Ugo, Maguzzo lo dice che ha perso, altrimenti non sarebbe con noi. Sì, esatto. Perfetto, a posto. Probabilmente. A me no, tutto sommato, però va bene, uguale. Almeno ci guarda, almeno ci guarda, così. Quello è vero, quello è vero. Bisogna essere anche un pochino opportunisti. Eccoli qua, partiamo, ci spostiamo subito con la visuale su Salvare B24 che parte primo, seguito da Basminator, NGP, Fabio Eva, c'è già una calca. Clash Salvo che arriva come un treno e recupera un sacco di posizioni e risale fino alla quinta. In quarta vediamo già Ghost. Cioè, Salvare B24 prende un po' di margine. Incidente dietro. Chi è che si è scontrato? Penso Fabio Evans. Oh, vediamo, andiamo a vedere con lui cosa sta succedendo. No, lui è in quarta posizione, ancora lo vedo abbastanza bene. Non ho scritto. Oh, caspita. Seguiamo qui perché c'è Tragic che sta tallonando e sta per superare, anzi ha appena superato Piano Candle 79 ed è risalito fino in quinta posizione. Attenzione, perché adesso vediamo cosa fa. Non si riesce anche a concretizzare perché Piano Candles sembrava intenzionato, poi va un po' largo, attenzione, Fabio Evans si permette a Tragic di passare, ma anche a Piano Candles. Tragic che si ritrova quindi in quarta posizione, ne approfitta, supera di slancio, anche Basminator si porta in terza. Basminator di aver commesso un errore è scivolato leggermente indietro, infatti anche Piano Candles ne approfitta. Vediamo se anche nel GP Fabio Evans ci riesce. No, riesce a resistere. Qui si ferma in quinta posizione Basminator, tiene dietro Fabio Evans e Marciguaro è indiavolato, però adesso intanto dietro c'è Iron H, sì, perché Fabio Evans passa Basminator e si mette in quinta posizione. Là davanti invece vado a vedere perché c'è Tragic che adesso sull'asciutto non molla niente e sta già attaccando la seconda posizione, sta già mettendo in crisi Ghost, ha provato all'esterno, non c'è riuscito, ora la staccata deve cercare di tenersi a contatto. Attenzione, per dietro, poi andare avanti dietro, attenzione, hai un H e Bembas che si toccano. Attenzione, allora B24 va un po' largo, attenzione, va larghissimo e permette a Ghost di riavvicinarsi perché Ghost è uscito ovviamente molto molto più forte, così come Tragic, però Ghost poi si va a appoggiare a Salvare B24 un po' ingenuamente. Tragic si infila in mezzo, passa in mezzo tra i due, attenzione, e si mette davanti e va in prima posizione. Attenzione, poi c'è un tamponamento tra Ghost e Salvare B, esatto, un tamponamento, poi rientrano, mamma mia, attenzione là dietro, sono rientrati ad altissima velocità in mezzo in pista. Ora è arrivato lunghissimo, si porta fuori anche qualcuno, esatto, c'è un po' di confusione, al momento abbastanza confuso davanti a tutti, abbiamo scusate, visuale interno non è il massimo per voi, abbiamo Tragic davanti a tutti, poi Piano Candles, NGP Fabio Evans e Marciguaro, ma sono posizioni abbastanza provvisorie perché sono in tanti, esatto. Piano Candles no, sembra quello un pochino più tranquillo perché è in seconda posizione, e anche Marciguaro sembra aver trovato un pochino di spazio, mentre Ghost sta ancora litigando con Fabio Evans per la quarta posizione, e là dietro invece se le stanno dando di santa ragione perché ho visto Salvare B24 sportellare qualcuno. Adesso è uscito molto lento. Guardate la macchina di Salvare B24 dopo tutti questi, dopo solo i due giri, sembra che abbia fatto tipo una guerra, è piena di bolli, infatti credo anche abbia dei danni perché sta viaggiando molto più lentamente rispetto agli altri. È uscito male dalle rugge. Lo vedo muoversi un pochino così, forse è rimasto solo un pochino più è scivolato fino in decima posizione, è stato sopravanzato da un po' di piloti. Vediamo, attenzione, perché tanto Zaffo sta per superare per Bacco 86-35, se ce la fa e si mette davanti. Andiamo a vedere cosa sta succedendo in questo gruppo di seguitori.
mettiamo in mezzo, andiamo a seguire Fabio Hermas che sta provando ad attaccare X-File 0085. Abbiamo anche Salvo che prova a farsi vedere alle spalle di Torbacco. Eccolo là, lo vediamo là dietro, cerca di recuperare un po' di terreno, di salvare il salvabile. Vedo Marcigoro che si è avvicinato tantissimo al piano a Kendalls. Ma davvero tanto, devo dire. È a 5 decimi da lui. Eccoli qua, effettivamente si sono molto molto vicini i due. Magic invece ha preso un bel margine su tutti. Vediamo se riesce a recuperare. È stato solo un guizzo temporaneo, effettivamente mi sembra avere qualcosina in più in questo momento. Ma tu hanno fatto un po' di intanto sorpassa Salvo RB, si porta dalle spalle di Bevas. Ricordiamo, sono i piloti che hanno, diciamo, dominato. Sì, sta recuperando, perché lui è partito dall'ultima posizione, ora è riuscito a risalire fino praticamente a metà, o poco meno della metà. Adesso attaccato a Bevas. Davanti a loro c'è Daniele Ema, sono tutti sul rettilineo del traguardo. Là davanti intanto vedo che qualcuno si allarga per farsi vivo. Attenzione, noi ci spostiamo. Con Flash Salvo c'è Zaffo che sta litigando con Perbacco per la sesta posizione. Infatti Fabio Ema si scivola fino in nona posizione. Attenzione, Zaffo ci fa vedere un po'. Vediamo se riesce ad approfittare di questa situazione. Spingendo tantissimo Zaffo per cercare di recuperare. Seguiamolo così da questa posizione, vediamo, si sposta dalla traiettoria, quindi decide di non sfruttare la traiettoria di Perbacco e si affianca, a un certo punto gli passa davanti, ma anche abbastanza di prepotenza, devo dire. Eccolo che riesce anche a staccare bene, arriva in fondo alla staccata, preciso, pulito, non sbaglia praticamente nulla in questo sorpasso, quindi riesce a mettere al sicuro la sesta posizione. Davanti a lui ci sono X-File 085 e Ghost in quarta posizione. Sì, che difendono quelle posizioni importanti che regalano tanti punti, mentre davanti Marciguaro, uscendo un po' più largo, si trova adesso all'esterno di Piano Kendall. Inizia già a farsi sentire la sua pressione, si porta adesso all'interno, ci ha provato. Ci ha provato, sì, non è riuscito a infilarsi, ma ci ha provato, si è fatto vedere. Poi Piano Kendall si è chiuso bene, adesso stacca molto forte Piano Kendall, vediamo, per non farsi raggiungere Marciguaro, però è chiaro che sente la pressione, lo sta mettendo davvero in difficoltà. Zaffo intanto ha superato X-File in quinta posizione, dietro c'è un trino dalla quarta posizione fino alla tredicesima, in cui troviamo Stewart, se in certo caso, che sta per superare adesso. Sì, che è rimasto quasi uno di quelli che è rimasto più imballato in questo traffico, perché era, sì, esatto, in buona posizione alla fine di gara 1 e poi non è riuscito a recuperare, mentre gli altri sono risaliti piano piano, lui è rimasto un po' più indietro rispetto a tutti gli altri. Aironacca anche lui si è fatto avanti, adesso invece è in posizione, si è ricongiunto al trio di Danny Evans, che è uscito un po' più largo. Possibile. Devo vedere, attenzione, perché Daniele Evans tenta di sopravanzare in questo momento. Siamo arrivati giusto in tempo. Ultimo. Salvo, si toccano, scontato. Ghost si sta per girare. Va a mettere in difficoltà. La macchina era un'acqua. Sì, credo che gli sia andato contro, purtroppo, sì. Visto che qualcuno lo ha preso, ho sentito il rumore classico di quando ci si scontra e mi sa che è stato lui a pagare a questo punto. Per fortuna si sta per avvicinare il momento della sosta ai box, quindi potranno un pochino recuperare. Perché sta recuperando bene. Daniele Evans tenta di sopravanzare X-File 0085, che lo aiuta perché va larghissimo, sbaglia completamente la seconda parte della curva e lascia passare sia Daniele Evans che Clash Salvo, che ora quindi sono rispettivamente in sesta e settima posizione. Entra in ottava posizione X-File 0085 ora, però attenzione perché Clash Salvo tenta di sopravanzare Daniele Evans 83, esatto. Ci prova un po' di sportellate, si scambiano un po' di cortesia perché Daniele Evans non cede, non vuole mollare niente.
qualcuno di due vuole cedere, vuole lasciare la posizione all'altro, poi alla fine è salvo, che riesce a mettersi davanti, ma no, no all'ultimo non bolla, niente, non niente, bolla niente, cattivissimo Daniel Evans, chiude tutti gli spazi, mette in difficoltà estrema. Guardate che come stanno combattendo, e dietro ovviamente ne approfittano perché Stefan e X-Files 085 si fanno sempre più minacciosi. Poi ancora Alba approfitta della traiettoria interna per mettersi davanti, stavolta sembra avere un po' più di fortuna perché è riuscito a mettersi davanti, a chiudere un po' la porta, ma Daniel Evans non ci sta, cioè, si fa rivedere nuovamente all'interno, staccate al limite di legge, perché quella staccata così interna è difficilissima da impostarla. Frattempo, infatti perde un po' ritmo. Vediamo Stefan che sta tentando di approfittare, ma non trova lo spazio in questo momento, non riesce a trovare un varco dove infilarsi per poter superare Daniel Evans 83, perché sembra avere qualcosa in più ma non riesce a infilarlo. Allora vediamo, adesso lo vediamo, esce un po' dalla scia di Daniel Evans, lo stiamo seguendo un po' così, andiamo a vederlo direttamente dalla sua telecamera, così li teniamo d'occhio proprio da vicino. Che intanto abbiamo, i primi piloti sono entrati nel quinto giro, quindi siamo entrati fondamentalmente nella seconda metà di questa gara. Ricordiamo che i piloti, eccoli qua, non tutti insieme ragazzi, però c'è spazio per tutti i box, ma non tutti insieme, stanno entrando tutti, tanto gente che sì, perché la finestra era dal giro 4 al giro 8, quindi tutti si stanno praticamente buttando adesso. Lo so, qua si sta perché la bandiera per lo spettacolo è garantito, però per la strategia non è stato il massimo, perché garantire la gara vuol dire rallentare il ritmo. Tanto si riparte tutti quanti così, tutti quelli vicini. Fatto Tragic che ha deciso per adesso di non fermarsi, probabilmente proverà a sfruttare il più possibile le sue capacità e il suo ritmo per mettere un po' più di vantaggio tra se stesso e gli inseguitori. Poi in seconda posizione adesso abbiamo Marciguaro, in cui ovviamente non è tra coloro che sono entrati ai box. Poi abbiamo Piano Candles in terza posizione e insegue Marciguaro, è vicino, cerca di non perdere contatto, è lì. Poi troviamo Zappo e Perbacco 86-35, anche loro abbastanza vicini, con Perbacco che tiene d'occhio Zappo dalla distanza, non lo fa andare via. Vediamo se in fondo qui riesce a staccare. No, niente da fare, non riesce a riavvicinarsi, quindi nulla di fatto da questo punto di vista. Andiamo a vedere nel frattempo tutti i piloti che sono entrati in box sono ovviamente anche usciti, quindi più o meno la situazione si è andata a ricomporre con un po' di distanza. Troviamo in sesta posizione Flash Salvo, poi Stefan, Daniel Evans, X-Files 0285, Bemba 88, Fabio Evans, Ghost. Come dicevamo, però questa sosta di gruppo li ha anche un pochino ricompattati, ovviamente si sono ammucchiati tutti in un bel gruppone, quindi adesso probabilmente qualcuno riuscirà magari anche a soffiare qualche posizione o a riguadagnare qualcosa. Eccolo, attenzione con Ghost che cerca di farsi vivo su NGT Fabio Evans, molto aggressivo. Vediamo se riesce a portarselo a casa oppure no, vediamo. Però Fabio Evans è molto attento, non lascia spazi, chiude bene, vediamo se riesce a recuperare qualcosa magari qui in fondo oppure no. Va un po' largo adesso Fabio Evans, attenzione, recupera effettivamente qualcosina anche Ghost, che cerca di infilarsi ma ne approfitta come un falco, era un attimo tanto che si infila, li supera entrambi contemporaneamente, poi va ovviamente un pochino fuori traiettoria ed è costretto ad aggiustare, quindi permette a Ghost di riprendersi una posizione, ma ora un rettilineo sono affiancati ed è Iron Hack 88 a mettere il muso davanti, poi chiude, però Ghost stacca molto tardi, finisce poi però per essere largo, quindi attenzione che rischia. Poi
contatto aeronautico sbanda leggermente e finisce fuori. Questo permette a Ghost di rientrare in possesso dell'undicesima posizione. Si butta giù poi nella discesa della Rouge, dicono con gli esperti, io l'ho imparato stasera, lo riutilizzo, vedi, piace. Sembro disattento, ma sono attento su tutto. Ed è in undicesima posizione. Andiamo a vedere se qualcuno sta scrivendo in chat nel frattempo, perché la bagarre ci ha distratti un pochino. Allora, ragazzi, comincia a essere tardi anche per me. Siamo comunque, sì, abbiamo già sparato a mezzanotte. Sì, siamo comunque ormai alla fine del sesto giro, quindi manca poco. Ricordiamo, davanti a tutti abbiamo in questo momento Clash Tragic, che se non vado errato è uno dei pochi che ancora non ha effettuato la sosta in box. È seguito da Piano Candle 89, da Zappo 07, da Marciguaro, da Perbacco 86-35. Credo che tutti insieme questi... tanto a Daniel Evans su Skateboard. Eccolo qua, andiamo a vederlo. E adesso c'è Salvo che si è rifatto sotto Daniel Evans. In seguito da Bemba 88, eccolo qua, Bembas, attenzione come spunta fuori Bembas 88 da dietro. Andiamo a vedere con Bembas 88 quello che sta combinando, perché lo vedo molto, molto, impante, molto aggressivo, esatto. Vediamo se riesce. Tragic ai box intanto. Eccolo, mi sembrava che mancasse praticamente solo lui. Vedremo se riuscirà a chiudere comunque davanti, oppure se qualcuno lo sopravanzerà. Sì, esatto. Qualcuno è passato già senza aver fatto la sosta ed è pieno a Kendall. Esce un po' male Salvo da questa curva. Attenzione che infatti, ecco che ne approfitta Bembas 88, si infila all'interno anche Daniel Evans. Infatti Daniel Evans tenta di sopravanzare Stefan, che ce la fa, passa, sì, esatto, grandissimo. Complimenti davvero a entrambi per il lavorone. Complimenti a entrambi per il lavorone. Bembas e Daniel Evans, un doppio sorpasso, fotocopia in pratica. Vediamo ora se Stefark, esatto, e Salvo, vediamo se Stefark riesce a resistere, perché adesso è nella morsa. I due piloti molto molto carichi in questo momento. Davanti a tutti in questo momento abbiamo Piano Candles, che mi pare di capire non ha ancora effettuato la sosta. Dietro di lui troviamo Tragic, Marciguaro, che invece per Bacco intanto su Zappo andiamo a recuperare per la Bacco. Quinta e quarta posizione, eccolo qua. Zaffo 07 che ora è costretto a inseguire per recuperare la quarta posizione. Eh sì, vediamo se riuscirà a fare qualcosa. Sarà veramente duro, e per Bacco oggi lo vedo molto molto preso bene, molto 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 convinto. Sì, torniamo invece nel gruppone dei nostri inseguitori, dei quattro, tutti sempre molto 4. Molto vicini. Stefano che nel frattempo è riuscito a recuperare qualcosa, è tornato in sesta posizione. Ha recuperato qualcosa su Daniele Evans, che è in settima, e poi Bembas 88 che è in ottava posizione. Che si fa vedere. Esatto, che si fa vedere adesso, si appoggia anche un po' a Daniele Evans, vediamo se tenta di superarlo all'interno. Sì, ci prova, vediamo anche se ci riesce. I due si toccano, Daniele Evans è costretto ad arrestarlo, poi cerca di incrociare, cerca di passargli poi all'interno. Ovviamente si troverà all'esterno, nella curva, qui in fondo, quello è, infatti no, 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 ha dovuto mollare perché sennò chissà dove sarebbe finito. Effettivamente, ecco qui, attenzione perché escono un po' male dalla curva, quindi Salvo ne approfitta per recuperare qualcosa, si rifà sotto così di gran carriera. Vedo ora le tonalità di Fabio e di Daniel Evans che sono intorno ai 10 secondi. E si faranno sentire per caspita, caspita, sì. Ecco il Clash Tragic, esatto, e quindi Clash Tragic da Evans pizzicato da Salvo, ma con un grande play rallenta, perché adesso prova a passare lunghissimo, lunghissimo, troppo irruento in questa mossa. Lascia ovviamente sfilare gli altri per non avvantaggiarsi di questa manovra, ma è andato obiettivamente troppo troppo lungo. Sì, è stato tutto profondo. Ora mi sono posizionato su X-File 0085 che sta inseguendo Clash Salvo, vediamo se può metterlo in difficoltà oppure no.
Volevo farti notare, invece, un pilota che non ha fatto divertire in questa gara 2, cioè tragico, che come hai detto, secondo me si è allenato molto sull'asciutto, un po' meno sul bagnato, perché ha fatto una gara perfetta, recuperando 10 posizioni nel primo giro in pratica, portandoci in testa ed è sparito dal radar di chiunque altro. Seguito a distanza considerevole da Marciguaro, è un piano Kendas che comunque è terzo dopo la sua sosta. E infatti in questa seconda gara se la sta cavando molto molto bene. Con Bacco quarto, Zoppo quinto, sesto Stefor, il solito trenino. Però avere Alaska, il vincitore di gara 1, è undicesimo in questo momento. Sì, andiamo un po' a ripercorrere la classifica dall'inizio alla fine, tanto siamo ormai alla fine dell'ottavo giro, quindi stiamo per entrare nel penultimo giro di questa gara 2. Abbiamo in testa Clash Tragic, seguito da Marciguaro, che è molto molto distante. In terza posizione abbiamo Piano Kendall 79, poi per Bacco, Daffo 07, Stefoal, Bemba 78, Daniele Eva 73, Clash Salvo, X-File 0085, Aeron H 88, colui che ha vinto gara 1, seguito da Ghost in 12esima posizione, da MGP Fabio Evans in 13esima, poi Salvo Review 24 in 14esima, Buzz Vinicoli in 15esima e Ronno Spear 99 in 16esima. Ronno Spear ha avuto molta sfortuna, perché in partenza, primo giro, si è girato e ha danneggiato la sua auto durante la prima curva, quindi ha dovuto fare una gara totalmente in salita, sì, rovinata in partenza, quindi già segnata. Iron H vorrà assolutamente rifarsi sotto, si sta avvicinando abbastanza velocemente a X-File, devo dire, però ha solamente più due giri per avvicinarsi e portarsi in quella decima posizione, che può garantire anche da qualche punticino. Sta cominciando a diventare molto molto complesso, anche perché sono un po' frammentati, a parte il gruppone un po' più che va dalla sesta alla dodicesima posizione, che è un po' più vicino, ma tutti gli altri sono abbastanza frammentati. Infatti abbiamo Bemba 78 che insegue Stefo Arc, uno dei pochi ancora scontri ancora attivi. Vediamo se riuscirà a recuperare questi ultimi due giri. Ricordo che siamo ormai entrati nel penultimo giro, praticamente tutti i piloti hanno già effettuato la sosta obbligatoria ai box, quindi non ci dovrebbero essere più avvicendamenti causa sosta ai box. E vediamo un attimo cosa succede davanti a tutti. C'è Clash Tragic che dopo essere andato un po' in difficoltà, diciamolo, nella gara 1 sul bagnato, dove abbiamo visto che all'inizio proprio la prima curva l'ha sbagliata ed è finito in fondo allo schieramento, ha dovuto recuperare un sacco di posizioni, in questa gara 2 ha approfittato subito della posizione di vantaggio dovuta all'inversione della classifica e della sua evidente preparazione sull'asciutto per mettere in riga tutti gli altri. X-File si fa passare, X-File ha frenato, si è fatto passare da Aeronautica. C'è stato magari qualcosa che non abbiamo visto. No, perché sto guardando da qualche giro e devo dire che non è chiara questa manovra. Tanto Tragic è entrato ufficialmente nell'ultimo giro, quindi ormai siamo alla stretta finale. Ricordiamoci, Tragic è in prima posizione, seguito da Marciguaro, Piano Kenders, Xbacco 86, per Bacco 86 85, come detto sono tutti abbastanza distanziati, li passiamo un po' in rassegna. Poi c'è Zappo 07, lui è abbastanza in solitaria. Poi Stefan che è inseguito da Bemba 78, ma soprattutto che è comunque abbastanza lontano ancora per essere minaccioso. 4 decimi tra di loro, ma un giro intero può ancora succede qualsiasi cosa, anche perché Benvas, sto vedendo adesso, non ha penalità. Si potrebbe comunque recuperare qualcosa. Sicuramente sì.
Attenzione, errorissimo adesso di Bengals. Gravissimo errore questo qui. Ha perso tanto terreno. Era attaccato a Stefork. Lo Ha stava perso attaccando in una curva effettivamente. 2 secondi e mezzo, 3 secondi adesso. Stava cercando di Sarà recuperare qualcosa. durissimo. Andiamo a vedere cosa succede invece in tredicesima posizione, perché c'è lo scontro nelle retrovie tra MGP Fabio Evans e Ghost per la dodicesima posizione. Evans che tenta adesso di infilare È all'interno cresciuto Ghost, piano ce la Kenders, non è fa Urca. possibile. Che Piano sfortuna. Kenders era terzo. A Era poco, terzo. pochissima distanza dal traguardo, purtroppo. Ma non è possibile, che sfiga. Fa parte della gara, però. Spiace Mamma mia. sempre, spiace sempre, soprattutto quando si è davanti, insomma. Poi c'era, comunque lui se l'era anche guadagnata, possiamo dirlo, perché comunque ci aveva Decisamente fatto sì. divertire, si era trovato in quella posizione perché se lo meritava, quindi spiace un po', spiace davvero un po'. Nel frattempo qui vediamo Ghost in undicesima posizione che litiga con MGP Fabio Evans, nel frattempo andiamo a fare la passerella doverosa con Clash Tragic che sta per arrivare ormai alla S finale, sta per arrivare sul traguardo e portarsi a casa questa vittoria in gara 2. Poi credo che non ci Sì, un siano vantaggio dubbi. di Esatto. 16 secondi sul marciguaro, sono. Penalità e non penalità, credo che non ci siano grossi problemi. Dietro di lui arriverà Marciguaro, lo vediamo. Anche lui è abbastanza in tranquillità. Non ha nessuno vicino. Dovrebbe avere grossi problemi a portarsi a casa questa posizione anche dopo l'intervento delle forze regole sul system. Poi abbiamo in terza posizione Perbacco 86-35 che frutta un po' la sfortuna di Piano Kendall per salire sul podio. Poi in quarta posizione lo vediamo arrivare sul traguardo adesso, Zaffo 07, seguito poi da tutti gli altri. Abbiamo Bemba 88, davanti a lui abbiamo Tefor, poi in settima posizione Daniele Evans 83, poi Salvo Aeronac 88 che chiude in nona posizione, X-File 0285 che arriva decimo. Poi attenzione, seguiamo gli ultimi momenti della battaglia tra Fabio Evans e Ghost, vediamo se ci prova ancora per una volta. Fabio Evans è vicinissimo, li vediamo arrivare sul traguardo, però mi sembra che non sia riuscito a uscire così bene da poter superare Ghost sul traguardo. Infatti non ci riesce, quindi chiudono rispettivamente Ghost nel GP Fabio Evans in undicesima e dodicesima posizione. Poi abbiamo Salvo RB24 che passa sul traguardo adesso. Dietro di lui troviamo ancora Buzz Minetto e Ronan Spear 99. Questi sono gli ultimi due piloti che andranno a chiudere lo schieramento. A questo punto possiamo tornare alla sala d'attesa e attendere che tutti i piloti passino sotto la bandiera a scacchi per poi andare a vedere effettivamente qual è la classifica semi definitiva di questa gara 2. Dico semi definitiva perché ricordiamo, ovviamente ci sarà poi nei prossimi giorni l'intervento dei giudici di gara che andranno a rivedere le situazioni un po' dubbie, qui qualche contatto, qualche incidente c'è stato ed eventualmente potrebbero assegnare delle penalità, delle squalifiche, quindi magari poi si andrà a rivedere ancora la classifica. In questo momento la classifica dice che in prima posizione c'è ovviamente Clash Tragic, seguito da Marciguaro. Da Clash Tragic, tra l'altro, ragazzi, diciamolo senza penalità, bravissimo, complimenti a lui. Marciguaro Sì. in seconda posizione, poi Perbacco 86-35, poi Stefor, poi Bemba 88, un altro senza penalità, quindi anche lui grandissimi complimenti. Poi Zaffo 07, Clash Salvo, Aeronac 88, X-File 0085, Daniele Evans, LGP Fabio Evans, Ghost, Salvo RB24, Buzz Minetto, Ronan Spear 99, anche lui complimenti senza penalità, davvero. E poi, ultimo, purtroppo caduto a pochi metri dal traguardo, il povero Piano Sì. Kenders 89. Quindi questa è, ricordiamolo, la classifica semidefinitiva che tiene già conto delle penalità del Forza Regulation System e alla quale poi si andranno eventualmente a sommare quelle decise dagli organizzatori sulla base delle segnalazioni che arriveranno dai vari piloti. Ora, Esattamente. vai con un tuo commento intanto. Ma intanto faccio notare che la qualifica, la pole position di Tragic è meritata perché è stato l'unico pilota adesso in questa gara con 10 giri a fare un tempone di 2 minuti 26 e 909. Cioè ha rifilato tranquillamente in un giro secco 8 decimi
39 decimi al secondo più veloce, che è Perbacco, che ha fatto 27,7. Cioè ha dominato, meritato questa gara 2 senza poter controbattere. Sì, effettivamente sì, l'abbiamo detto che probabilmente non era a suo agio sul bagnato, ma poi sull'asciutto è tornato a dominare alla grande. Bene, 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 bene. Quindi abbiamo concluso. Poi vedremo forse quasi sicuramente qualche reclamo, perché ho visto molti contatti. Lo dicevo prima, sì. Durante questa gara 2. Secondo me in questa gara 2 ci sono stati un po' di contatti, quindi sono convinto che ci saranno tante segnalazioni e potenzialmente anche magari qualche penalità. Quindi come sempre l'invito è quello di seguire il gruppo Facebook di Forza Motorsport Time Attack, perché nei prossimi giorni, anzi guarda già che siamo qua, lo rimetto un attimo a schermo, che comunque non costa nulla, forse ce la faccio. Il sistema mi assiste, eccolo qui, andiamo a vedere, eccolo qui, ce la facciamo. Dispiace per Piano Candace, perché meritava con quelle poche penalità di stare lì davanti. Sì, però l'abbiamo detto. Sì, avrebbe sicuramente meritato, insomma, più fortuna. Però purtroppo, diciamo, capita, ogni tanto è capitato, l'abbiamo visto capitare anche negli scorsi campionati, spiace. Purtroppo, soprattutto quando capita così alla fine, i piloti che stanno magari in testa, spiace davvero un po'. Comunque adesso sto facendo vedere a schermo la pagina del gruppo pubblico Forza Motorsport Time Attack. Come diciamo, qui vengono pubblicati, insomma viene innanzitutto trasmessa la gara in diretta, ma vengono pubblicati tutti gli eventi, tutte le classifiche, tutto quello che è relativo a questo campionato, quindi al Liquid 360 Trophy, ma anche ai tutti gli altri vari campionati organizzati o comunque nei quali collaborano anche i ragazzi di Forza Motorsport Time Attack. E qui nell'arco della settimana troverete le comunicazioni relative a questa al campionato di stasera, e nel fine settimana, generalmente tra giovedì e venerdì, vengono pubblicati i risultati definitivi, quindi la classifica definitiva relativa al round andato, insomma, che si è corso nella settimana. Quindi seguite tutta la pagina. Se siete, ripeto, appassionati del gioco, date uno sguardo al gruppo Facebook di Forza Motorsport Time Attack, perché lì, l'abbiamo detto, trovate un sacco di attività, un sacco di persone appassionate come voi. Quindi se vi interessa, fatevi un giro. Già che siete su Facebook, buttate un occhio anche al gruppo Facebook Xbox Italia. Siamo ormai più di 25.000 persone, quindi ragazzi, anche lì non solo giochi di guida, ma tutto ciò che è legato al mondo Xbox, quindi notizie, gruppi per giocare, curiosità, insomma anche lì community, ci si diverte. E io infatti vi rimarco, seguite appunto il canale di Thor. Grazie. Anche se sta per chiudere Twitch, soprattutto perché quasi ogni giorno presenta qualcosa di divertente e da seguire, ed è veramente un piacere ascoltarlo, perché dà sempre notizie interessanti per noi gamer. Grazie davvero, lo trovate comunque in chat, lo sta spammando un po' il bot se siete su Mixer. Comunque è twitch.tv/torx360, quindi se vi va di fare un salto e di lasciare un follow al canale, mi aiutate a recuperare un po' tutta la situazione. Non ve ne pentirete. Noi ci proviamo a garantire, saremo poi in diretta anche a garantire un po' di cose interessanti, siamo in diretta anche nei prossimi giorni, cercheremo di seguire anche vari eventi. Domenica probabilmente saremo nuovamente live per seguire l'evento Ubisoft, faremo il possibile per essere live il 23 con la diretta dedicata ai giochi di Xbox, quindi tutto quello che sarà il futuro di Xbox. Diretta che, se tutto va bene, sarà preceduta dal quarto round del campionato del Liquid 360 Trophy. Due settimane. Quarto round che si andrà a disputare sul circuito di Silverstone, se non ricordo male, quindi il giorno 21, sempre a partire dalle ore 22:30 circa, minuto più, minuto meno, lo sapete. Si andrà, sì, confermo, sul circuito di Silverstone, quindi anche lì due gare sullo stesso circuito, la versione completa con tempo soleggiato, e poi ovviamente siamo a Silverstone, quindi non potrà mancare la pioggia. Quindi se vi va, continuate ovviamente, segnatevi questa data sul calendario, seguite ovviamente i vari canali, ripeto, abbiamo detto Twitch, Facebook, per rimanere aggiornati, e continuate a darci, insomma, darci il vostro supporto. A questo punto direi che abbiamo sforato abbondantemente l'orario classico, quindi vi lasciamo andare a dormire, oppure andiamo pure a giocare, a fare tutto quello che preferite fare con il fresco della notte. Da me, che sono Torix360, insomma, una buona notte, un buon gaming, e saluto anche a Danilo, grazie come sempre per essere stato qui a farmi compagnia. Grazie a te come sempre, un saluto a tutti quanti. Ciao, alla prossima. Ciao.